Buongiorno! Salve! Buongiorno, benvenuti, bentornati! Bentornati! Buongiorno Alessandra, Astrollo, Venus Buongiorno Snake, a tutti, buongiorno a Mirko, dice che ha tutte, ho tutte le sue... Attenzione! No, come io ho tutte le sue attenzioni? Sì, esatto. Okay, grazie. Grazie. Grazie, buongiorno Berta, buongiorno, buongiorno Alessandra, buongiorno signori, come sta Tommy? Buongiorno. Allora signori, bentornati. Com'è il primo pianone? Mamma mia, incredibile. Fa caldo qua dentro. Fa caldo, fa caldo. Fa un po' caldo. Se come noi lavoriamo e noi ci muoviamo, insomma, facciamo... Non è che siamo fermi qua, magari. Battiamo la fiacca. Allora, volevo chiedere scusa sì, a tutti per tutti i colpi di tosse che farò oggi, perché purtroppo c'è il cambio di stagione ed è una brutta realtà per tutti, però insomma volevo chiedervi scusa in anticipo. No. Se tossisco non fateci caso, tanto al massimo se la becca Kobe non è un problema. Io ormai ce l'ho già, l'ho già presa, l'ho già presa. Ma un ingresso, la Gerry Scotti che fa... Buongiorno, sì, signori, buonasera. Noi dobbiamo potremmo saltare da sopra al LED. Saltiamo su questo tavolino. Tra qualche puntata che, magari lo facciamo. Che sicuramente ci reggerà. Come il tavolo di Striscia la Notizia ha retto Gerry Scotti. Bomba. Allora, signori, puntata dedicata a Rise of the Ronin. Tra poco ci raggiungerà il buon Drake di Cloro Gaming. Puntata GG Contest, anzi, doppio GG Contest, perché... Da una parte quindi oggi abbiamo il Luigi Contest. Luigi Mario alla seconda Luigi. Contest. Buongiorno tanto al Cordio. Doppio regalo per voi, per l'utente che durante tutta la puntata si dimostrerà più attivo e proattivo in chat. Come ho detto l'altra volta, il commento più la, cos'era la, non mi ricordo, non mi ricordo più, manco mi ricordo. Però era simpatico. Sì. Allora si porterà a casa sia una copia, un codice digitale di Rise of the Ronin, sia il buon, come si chiama questo? Questo si chiama Teddy Ursa. Tu non te lo puoi ricordare, è troppo piccolo. Teddy Ursa, ecco, sempre di Raytoy, questa meravigliosa collaborazione. C'è scritto qua, no? Teddy Ursa. Ah, è vero, ragazzi, c'è scritto qua. C'è. Questa meravigliosa collaborazione con GameStop, che ovviamente se non lo vincete oggi, comunque in tutti i negozi di GameStop, Raytoy, la sua linea di peluche, la potete sempre trovare. Questi sono gli Squishmallow, tra l'altro. Dai, molto... è morbido, dammelo. Tra l'altro guardate quel deficiente del Cordio che ha regalato un abbonamento a Gerry Scotti Real. Ma grazie, come Gerry Scotti Real? Grazie. Grazie mille Mirko, grazie mille, troppo buono. Il commento più sburlengo, esattamente. Sburlengo. Come sempre detto, i libri con le illustrazioni e basta. E non li leggeva? No, non li leggevo, esatto, li interpretavo. Li guardava. Come sempre, vi ricordo che tra le opzioni offerte di GameStop c'è un modo abbastanza automatico per, in qualche modo come l'anello, l'unico anello, farle vostre tutte in una botta, perché il GS Pro Club è sicuramente il modo migliore per entrare nel mondo di GameStop e farlo dalla porta principale. Yep. 16,99€ anziché 24,99€. Per tutto l'anno. Tutte le informazioni le trovate su gamestop.it/GS Pro Club. Esatto. Potete vedere in sovraimpressione, ecco, i mille vantaggi che il GS Pro Club offre e vi garantisce, unitamente a una settimana di meet and greet con Kobe, esatto, a casa sua. Vi ucciderà degli ottimi manicaretti. Quindi. Ma sì, ma qua però vogliamo dare una data? Cioè, ce l'abbiamo. Di questo meet and greet? Sì, di questo. Ma dobbiamo fare poi l'ultima puntata, faremo la l'estrazione del fortunato. Che deciderà lui. Allora mi è andata bene. Deciderà lui quando gli farò comodo. Beh, per forza, okay, no, allora, che fai, non avevo capito. No, puoi venire da me solo, tu sei un albergo. Non avevo capito, ho capito. Poi Fortnite. Se siete fan del gioco, del forse live service più famoso e in buona stato, in buona salute di tutti, se siete fan, con grazie a GameStop potete fare vostro il piccone falce di mezzanotte. Vi basterà riscattare una carta regalo di V-Buck e riceverete gratuitamente il codice per fare vostro questo piccone esclusivo. Quindi che mi raccomando, bel piccone, che bel piccone, che tra bel l'altro piccone. Il nome è abbastanza, come dicevamo l'altra volta, inquietante. Cadenza proprio. Piccone falce di mezzanotte. Se siete a caccia di next gen e volete entrare anche qui dalla porta principale con Xbox Series S, e soprattutto se non sapete cosa fare della vostra vecchia Xbox One X, esatto, potete portarla nei nostri store fino al 4 aprile e potrete afferrare Xbox Series S più 3 mesi di Game Pass incluso a solo €209,98.
Vi ricordiamo che la console, come sempre, come ovvio, è venduta di Game Pass Ultimate. Ultimate, bravo Paco. Come al solito la console è ovviamente venduta con un pad incredibile, ma se volete giocare già sin dal primo giorno con un vostro amico, per ora c'è una buonissima offerta sui pad di Xbox in vari colorazioni, vari colori tra l'altro, quindi potete scegliere anche quello che più si abbina al colore dei vostri occhi. Allora, aspetta, su questo bundle c'era anche il secondo controller. Davvero? L'ho dimenticato di dire. No, sì, è vero. C'è anche il secondo controller. Incredibile. Sull'offerta del riportare l'Xbox One X. Allora, se volete il terzo controller, oppure volete comprare in generale un nuovo controller, o se avete tipo una squadra di pallone a casa che ha voglia di giocare tutti quanti insieme, o visto che è primavera volete fare il cambio pad, ci sta. Fate una festa, avete bisogno di più pad. Insomma, ci sono tanti motivi per avere tanti pad. Tipo lui ne ha un sacco. Sì, io ne ho. Però vive da solo, cioè sono in due, sì, a casa. Esatto, in tre contando anche il tipo del bagno. Esatto, Kiwi nel bagno. A 44,98 c'è una lunga selezione di pad in offerta, belli, appunto a 44,98. Tra l'altro alcuni li abbiamo, sono anche tipo, hanno gravitato in trasmissione, li abbiamo fatti vedere nella zona unboxing, sono tutti molto molto carini, i colori sono veramente belli. Ne abbiamo fatti vedere veramente belli. Quello dovremmo giallo. Avere anche un estratto, dal sito di GameStop che mostra i mille colori, ecco, dei pad a disposizione. Allora, sinceramente io ho quello rosso, signori, è bellissimo, però mi ha sempre attratto tantissimo quello lì arancione. Quello summer, sì, quello sì, lì. Sa, che era in collaborazione molto figo, con non mi ricordo figo. Chi allora oppure se li rompete ogni settimana come il nostro. Prima il Mirko mi ha chiesto, Angelo. Tipo se li spacchi ogni settimana. Prima il Mirko mi ha chiesto quali sono i miei fiori preferiti. Iris. Molto carino, interessante. Ma signori, se andiamo in Svizzera. Salute, gli ho già passato tutto. Cazzo, sì. Allora, tutto. Se siete fan della Svizzera. Se siete fan della Svizzera, come lo è Kobe. Però guarda, però scritto, stavolta l'ha scritto bene. Se, insomma, se vi piace la città di Locarno, esatto. Potreste giocare all'Orcana. No, adesso scherzi a parte. Disney approda nel mondo delle carte da gioco. Esatto. Ora sono disponibili in tutti i nostri store GameStop. Potete appunto, è un nuovo gioco di carte all'interno del quale si trovano i personaggi, diciamo, dei film Disney. Quindi, come vedete all'anteprima, ci sono i Dalmata, c'è Zio Paperone, c'è Peter Pan, c'è Moana, c'è Pocahontas. Ah, Moana, scusa, no, non Pocahontas. Lo so. No, credo siamo... Dici Pocahontas? Non lo so. Vabbè, non lo so. Comunque, visto, uno dei due, secondo me ci sono entrambi, perché sono entrambi dei... Uno dei due. Delle proprietà intellettuali Disney. Bravo, Paco. Quindi niente, sono appunto, sono finalmente disponibili, sono questo nuovo gioco store, di carte. Questo nuovo gioco di carte che si chiama L'Orcana. L'Orcana. Ci ho messo solo due puntate a impararlo. Allora, l'ultima offerta, last invece, but not least, quella che fa gola a tutti gli amanti della domenica sportiva. Il gioco del pallone. Esattamente. Con Haaland. EAFC Sport 24 in super offerta, soli 24,98 da GameStop. Quindi, se finora avete tentennato nell'acquistare il nuovo episodio della storica serie di Electronic Arts, che da quest'anno ha cambiato nome, smettetela e compratela. E compratelo, esatto. Vi ricordo ancora una volta, Forza Napoli sempre. Vi ricordo l'ultima volta che, anzi lo ricorderò poi diverse volte durante la puntata, è una puntata GG Contest, potete vincere un codice di Rise of the Ronin e questo bellissimo peluche Ray Toy di Teddy Ursa. Buongiorno, tante USA. Lo potete vincere semplicemente attivandovi in chat. Che? Tommy Roland Under the Hood. Allora, signori, qua abbiamo le offerte migliori, altro che televendite anni 80-90. Esatto, qua noi si fanno, li mangiamo. I Mastrota non sei nessuno. Niente. E potete portarveli a casa in combo, in bundle, peluche e codici di Rise of the Ronin, partecipando attivamente alla chat, quindi scrivendo il commento commenti. Più sornione. Ah, sornione. Sornione. Ok, decisamente sornione. Ok, allora mi piace. Va bene. Signori, non abbiamo altro da dire. Beh, in realtà abbiamo ancora tante cose da dire, però la gola comincia a farsi un po' secchina, no? Quindi andiamo un attimo in pausa, così che facciamo anche tra il nostro ospite di oggi, buon Drake, con cui parleremo di Rise of the Ronin, ma anche delle novità del mondo dei videogiochi. Guarda che contento che è. A tra poco.
Mentre il vecchio ordine si dissolve, il nuovo si genera dal caos. Qualcuno ha giurato vendetta per le sofferenze sopportate. Altri romperanno il sacro patto, perseguendo una nobile causa. Il destino si plasma nelle nostre mani. E tu, quale futuro vuoi forgiare? Ed eccoci tornati, il Cordio giustamente dice prima sfidi Sabaku, adesso Mastrota, ti stai facendo troppi nemici, credo che sia proprio così. Allora signori, sono molto contento di ridare il bentornato al nostro Drake di Cloro Gaming, grazie mille Giulio di essere di nuovo con noi. Ciao, come stai? Giulio, come bentornato. Stai? Bene, bene. Un po' bene. Come ci vedi? Sei stato uno dei primi, degli ospiti della prima stagione. Quando eravamo giovani. Qua c'erano ancora i mobili, c'era vero, pieni di roba. Il Kallax. Al posto mio c'era Kafkania. Era tutta campagna. Un attimo fa, qui già come sta, ciao Kaf. Allora, un bacio, sempre un bacio. Alcune cose sono migliorate, altre sono peggiorate. Non sto tipo dire, io, sono non peggiorato, sto decisamente. Psicologicamente dai, parlando, dai. Però te la capi. Sicuramente questo anno e mezzo siamo invecchiati più di un anno e mezzo. Guardaci in faccia. Kobe, vedo ancora lì quella volpina, ma quella volpina è di Money Blue, adesso la spediremo, li spediremo tutti insieme questi qui, Allora, Drake, io vorrei partire dalle basi con te, certo. Fare questo piccolo momento intervista, come facciamo sempre con i nostri ospiti. Quando è che hai cominciato ad appassionarti di videogiochi? Appassionarmi di videogiochi ho iniziato, nel periodo delle superiori, quindi... Tardi però, Abbastanza tardi, sì, perché purtroppo inizialmente quando ero bambino mi trovavo a giocare principalmente a Nintendo. Mm-hmm. Quindi in realtà sono un grandissimo appassionato di Pokémon, sono okay. Un grandissimo appassionato di Super Mario. Però all'universo console e PC ho iniziato ad appassionarmi un po' più tardi, quando ho potuto avere un po' di soldi da poter investire. Quindi ti sei fatto da solo, insomma. Vabbè, sì, ci sta. No, perché tanti ospiti che abbiamo avuto nel corso di queste stagioni, di questi anni, tanti alla fine poi si scopre, no, perché grazie a mio padre, grazie a mia zia, grazie a mia madre che mi ha comprato, cioè invece tutti no, fatto... invece no, purtroppo no. Ho avuto comprato Pokémon Rosso primo in spagnolo. Ah, e sono in molti che c'erano in spagnolo, ma sai? Ma questa cosa qua è perché, da quello che ho capito, quell'anno che sarà stato, io avevo 7 anni, quindi 2001, 2000... No, di Rosso ancora prima. Rosso è... Rosso è 96, 97. Sì, ma da noi sarà arrivato 97, penso. Sì, probabile, sì. E i lotti che erano stati acquistati nei negozi erano quasi tutti o spagnoli o inglesi, quindi sì. Quasi tutte le persone con cui parlo, ma anche io avevo Pokémon Blu in spagnolo. Ma ce l'hai ancora Pokémon Rosso? Magari, sarei milionario se avessi ancora Pokémon Rosso po', in spagnolo. Un po' mi sa di sì. Allora, Mirko giustamente chiede, sei l'admin di Cloroformio, la pagina di Cloroformio, no, Cloro Gaming, Cloroformio. Tutte e due. In realtà, sì, Cloro Gaming diciamo che è la branchia. Appunto, essendo io un appassionato di gaming, ho voluto aprire un'altra pagina dove poter parlare. Beh, io un mi po'. Ricordo quando è nata la Brank, perché io sono fan di Cloroformio da sempre. Da quando eravamo giovani. Esatto. Per tornare. E mi ricordo di quando si è staccata la frangia gaming, sono stato molto contento di quella cosa. Ma perché? Ma mi sa che te l'ho detto anche quella prima. Purtroppo, volta quando hai un account generalista, comunque parli di attualità, parli di quello, quindi è difficile andare verticale su un meme su Rise of the Ronin, un meme su Ghost of Tsushima, ma non me l'avrebbero non certo, lo capirebbero chiaro, le persone, chiaro. Quindi ma mi sono creato senso come un isolotto come felice dove poter un po' parlare di queste cose senza aver problemi, ecco. Ma come è iniziato questa vicenda di Cloroformio e di Cloro Gaming poi? E ho iniziato alle superiori,
Principalmente ero in seconda o terza superiore, quindi fondamentalmente quando hai tantissimo tempo da poter dedicare a queste cose. E calcola che Cloroformio sarà nata nel 2014, quindi io ho iniziato a bazzicare, a fare un po' di meme queste cose in quegli anni, 2013-2012. Ma all'inizio avevi cominciato sui tuoi social personali? Subito hai detto al tempo una pagina. Erano già abbastanza affermati i gruppi Facebook, okay. Cioè l'unica cosa per cui in realtà chi usa ancora adesso Facebook usa Facebook solo per i gruppi fondamentalmente. Sì. E quindi diciamo che provavi, cioè io è proprio una pagina che è nata da una mia passione. A me divertiva fare dei contenuti che fanno ridere, prima li facevo nei gruppi per terzo, a un certo punto ci siamo detti, eravamo in un gruppo di persone che ci trovavamo, ci confrontavamo, abbiamo detto perché. Ma che conoscevi personalmente o già era gente che insomma viveva spazio online? No, era già comunque una community dell'internet, okay. Con quasi tutti i miei collaboratori, comunque sia quelli che attualmente sono su Cloro Gaming che quelli che sono stati su Cloro, che saranno su Cloro. Quasi nessuno in realtà è dalla Lombardia. Ok. E quindi è cominciato un po' così. Poi quando è che hai cominciato a capire sta roba ci sta riuscendo bene, cerchiamo di dargli una continuità, chissà, magari diventerà una fonte di soldi? Cioè quando è che hai cominciato a farci un po' il gusto? Diciamo che realizzi, io lo chiamo un po' l'ingresso nel mondo dei grandi, okay. Nel momento in cui è una cosa che fai per passione, inizi a dire: sai che c'è, a me piace fare questo, potrei continuare a fare quasi questo. Quasi quasi. È stato più o meno il periodo dell'università, quando poi parallelamente ho iniziato a lavorare parallelamente per delle agenzie che si occupano di marketing, di social media, quindi già di lavoro ho vissuto la parte brand di questa cosa e quindi ho detto, magari ti ha anche aiutato a contestualizzare meglio tantissimo, tantissimo, perché impari un po' le dinamiche che ci sono dietro, le necessità, e quindi riesci a sviluppare anche dei contenuti già in ottica di faccio questo format perché secondo me poi potrebbe essere vendibile, potrebbe essere figo e potrebbe interessare. Tra l'altro non credo di chiedere troppo se chiedo al regista di farcela vedere la pagina di Instagram di Cloro Gaming. Certo, sì. Magari intanto c'è la tristissima notizia di oggi, come prima purtroppo. Qual è la tristissima? Di Ninja, non so se hai saputo. No. Che cazzo è? Non guardare me, io non c'entro niente. Che cosa è successo? Gli hanno diagnosticato un melanoma alla pelle. Porca merda! E vabbè, comunque ha detto che dovrebbe star bene, l'hanno beccato in tempo e tutto, però comunque... Meno male, però comunque non è divertente. Esatto, no, esatto. Ci dispiace molto, ci dispiace molto, dai. Non però... avevo idea di... Scusate, non volevo creare... Vabbè, adesso vado via, scusatemi. No, non lo sapevo neanche io, quindi nel senso... Però, il bello che te, eccola qua. Bello Paco mi guarda, la notizia, io non avevo idea, però... Cazzo, no. Cioè, accidenti, beh, questa è la pagina invece, eccola qua. Con un molto sacco, carino comunque. Sì, curata per bene, con una bella identità visiva forte, ci piace molto. Allora, leggo un paio di domande. Parto però dal momento Carramba, perché Salotto... In che senso Carramba? Cioè, contestualizza, È una carrambata, vi ricordate Carramba, che sorpresa? Certo. Non i Carramba. Ah, no, vabbè, si fa per dire. Dai, noi siamo di un'altra generazione. Luci blu. Io so che dobbiamo dire. Cioè, io l'ho visto un attimo, in che senso? Che senso? Dai. Allora, Salotto dice, ecco il format meglio scritto di Twitch. Paco, ti saluta Pino di New Retro Gaming di Villarica. Madonna, Pino. Ma tu conosci Pino? Io e Pino eravamo compagni di squadra nel Villarica, ragazzi. Villarica. Pino è mio fratello, un bacio. Ma scusa, e vende Retro Gaming? Vende Retro Gaming. E tu me lo dici adesso? Vende Retro Gaming sotto casa mia. A Napoli. Io, questo è un buon motivo per finire questa amicizia. Pino, ci vediamo presto. Tornerò, ci vediamo presto. Sotto casa mia, ti devo portare. Ti devo portare. Vabbè. Dopo 40 anni. Esatto. Ma Cloroformio, era o non era collegata alla fabbrica del degrado? No, assolutamente no. Ecco, sfatiamo questo mito, perché in effetti la fabbrica del degrado era... una delle main page su Facebook prima. Il periodo era lo stesso. Il periodo era lo stesso. Periodo, tutti spesso venivano confusi. Cioè, confuse. Si pensava che facessero parte appunto della stessa realtà. Perché, come posso dire, le persone che stanno dietro a questa tipologia di account non sono tantissime. Saremo una quindicina. Ti parlo di pagine comunque che hanno meno dei 500.000 in su. Comunque abbastanza grandi. Non siamo in tanti. Quindi, soprattutto...
2014-2015, quando sì, abbiamo iniziato, eravamo ancora meno, certo. Perché chiaramente non c'erano tutte le persone che lo fanno già adesso in ottica di business. E quindi ci conoscevamo tutti, ci incontravamo spesso, cioè aiutavamo a vicenda le pagine chiaramente, con spam, bello, eccetera. Bello, ma questo spirito si mantiene anche oggi o è un po' cambiato? E allora, si mantiene, ma okay. È molto più opportunista, secondo me. Ma non loro, non specifico, sì, che sì, non c'è generale, neanche più. No, in generale, nel momento in cui avere le pagine, essere, adesso la dico grossa, ma non per fare l'influencer, tra tutte queste virgolette qua che posso fare, nel momento in cui diventa un lavoro, anche le collaborazioni, anche gli aiuti con altre persone che hanno account simili ai tuoi è comunque... Chiaro, concorrenza. Con un senno di... No, non tanto concorrenza, perché quello si fa, però tu sai già che io lo spam te lo faccio perché a me conviene. Okay. Prima era, ci conosciamo, abbiamo dei numeri molto simili, ci aiutiamo a vicenda. Adesso è un po' più lo faccio col senno di poi, lo faccio. Chiaro, se ha senso, se effettivamente fa a... aiutarti a un ritorno. Chiaro, certo. Caligola chiede: bei baffi, fai fatica a tenerli? È la stessa domanda che ci hanno fatto l'altra volta, ti ricordi? L'altra volta se li avevo anch'io. E io li avevo stra più lunghi, li avevo tipo... Sì, corricciolino. Che corricciolino, sì, poi ho... Sì. Poi basta. In realtà no, comunque, dopo un po' che li ho, ormai saranno 3 anni, credo che li ho. E a una certa iniziano a crescere direttamente, soli, sì, ma anche il ricciolino va da solo. Wow. Ma infatti si vede ancora un pochino che sulla fine sono... Sì, sono sì, un perché po'... comunque quello, esatto. Ma cioè, quindi, ma come lo fai a fare? Io mi sono sempre chiesto come si fa a fare ricciolino, cioè ci stai... Aspetta, io lo dico io. Con le mani. Con le mani, ma proprio c'è, cioè, così a mano stai... Hai presente Tutti i pazzi per Mary quando... Sì? Non così. Ok. Questa la capiscono solo quelli più vecchi. Chiaro, so. Chiaro, sì. Intanto ciao Pete, ben arrivato. Altra domanda, quale gioco ti ha fatto capire che i videogiochi in qualche modo volevi che fossero parte integrante della tua vita? O quali videogiochi? No, beh, ma noi facciamo solo domande no, semplici. No, ma leggera. È un talk leggero, niente no, di beh, più. Sicuramente Pokémon, cioè nel senso, è stato il mio primo, quindi okay. Inevitabilmente anche quello che ti ha portato. Il punto però è che io con Pokémon ho avuto veramente un rapporto molto, cioè tuttora è uno dei miei giochi preferiti. Okay. Ho iniziato a guardare gli anime, ho iniziato a leggere, ma cioè mi sono approcciato un po' a tutta questa cultura partendo da quello. E allora così, su due piedi, il tuo capitolo preferito di Pokémon? Così, Platino. Come? Platino. 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 Sì. Wow. Sì. Sì, sì, sì. Bello. Perché sì. Basta, perché sì. Non c'è bisogno di spiegare niente. Non ognuno voglio iniziare guerre. No, ma ognuno... Io sono dell'idea che ognuno di noi ha la propria versione preferita di Pokémon nel cuore per certo. Delle motivazioni che è inutile anche spiegare, secondo me. Perché poi ognuno di noi ha vissuto in un determinato periodo della vita una determinata appunto edizione appunto certo. del gioco. Magari e si quindi... interseca anche momenti particolari della propria vita. Cioè, per esempio il suo Pokémon preferito è Dragon Quest. Esatto. È talmente vecchio. No, in realtà è giallo il mio Pokémon preferito. Mio... Sì. Ma quindi continui a giocare tuttora? Cioè anche le... Scarlatto e Violetto, l'hai giocato, lo stai giocando o hai mollato? Purtroppo. No, continuo e ogni anno okay. Rimango sorpreso. Ok. Diciamo. Ma no, ti volevo chiedere un'altra cosa, mi sono dimenticato. Ah, ce l'hai Platino invece ancora? Certo, sì. Quello sì, ce sì. L'hai. Ma io li ho tutti. Allora cioè, io rosso da... ce l'hai? È rosso no, rosso. Però blu, ho recuperato un hai blu, recuperato però il mio rosso primissimo proprio non ce l'ho più purtroppo. È andato perduto. Vabbè, però sì, li conservo gelosamente e rimarranno lì. E... Meno male, perché quelli sì, è un, sì, no, ma è un neanche, tesoretto. Ma neanche in ottica di resell, proprio a livello lì. Affettivo, un bel altarino. Il mio Pokémon preferito è F-Zero, dice giustamente. Beh, sì, chiaro, ovvio. Che io ho una fissa con F-Zero, va bene. Dica signor Paco. No, stavo vedendo un po' che quali altre domande fargli. È interessante questa, che io lo dico comunque per rispetto, le ha scritte tutte copie, non ho messo nessuna responsabilità né su come sono scritte né sul contenuto. Però qua c'è scritto: cosa significa per te divulgare al tempo di Twitch? E dei social network in generale. O dei social network. Questa è... Vedi difficile. Che è una bella domanda. No, però ci sta. Però ci sta, perché in realtà purtroppo il tema dell'informazione sui social adesso è veramente discusso. Sì.
Che cosa vuol dire? Vuol dire, cioè, vuol dire riuscire a fare una comunicazione che sia efficace per il pubblico che si rivolge ai social media in questo momento. Mm. E secondo me stiamo vivendo tantissimo una crisi della stampa italiana in generale. Sicuro, cioè della stampa, cioè comunque i social media hanno portato l'epoca del clickbait, perché qualunque media di informazione si ciba di click, perché ormai vive soltanto online e con le pubblicità il modello di business è quello. Chiaro. E quindi diciamo che secondo me chi vuole approcciarsi all'informazione adesso su Twitch, su Instagram, in new media che ci sono su TikTok, eccetera, lo fa con il senno di poi di dire: io sono cresciuto in un mondo in cui se leggo una notizia su qualunque giornale potrebbe essere 50% falsa, certo, perché non viene approfondita. Non puoi mai sapere. Ho io una responsabilità di iniziare a fare un'informazione più corretta. Chiaro. Quindi secondo me tutti questi nuovi media adesso io la trovo veramente una bella cosa, perché sono tutti con l'ottica di, diciamo, risollevare un po' questa Quindi, situazione. Quindi diciamo, da un lato c'è l'ampliamento al massimo dell'informazione, del come uno può informarsi, ma il risvolto della medaglia è che non sai mai, adesso anche con l'intelligenza artificiale finiremo in un altro turbinio di roba. Tra l'altro ho scoperto che adesso su Twitch hai la possibilità di spuntare, quindi dire o meno se il contenuto che stai streamando, che stai promuovendo, è generato da intelligenza artificiale. Ah, vedi? Ma adesso anche devi farlo, certo, per regole della community proprio. Bene, signori, ci prendiamo una piccola pausa, poi continuiamo un pochino con la nostra intervista e poi cominciamo anche a giocare a Rise of the Ronin. Quindi a tra pochissimo. Eccoci qua. L'Orcana, l'ho imparato, finalmente l'ho imparato. Oh, allora, intanto chiedono dalla chat, sei un rapper Drake? Io ne approfitto per chiedere, da dove nasce questo? Ho paurissimo. Questo nick. Perché quando mi ha detto domani abbiamo ospite Drake, ho detto you used to call me on myself. No, invece. E invece sei rimasto deluso, perché sono venuto io. È vero. Ma sai che nasce sempre per Pokémon? Non vorrei adesso diventare monotematico. No, ma però ci mancherebbe. Sì, perché bello. Appunto io ho iniziato a giocare da bambino, veramente da quando avevo 6 anni a Pokémon. E non soprattutto quando ero piccolo, non sapevo mai come chiamare il mio PG. Okay. Quindi quando sei piccolo inventi 1000 nomi di fantasia. E su Pokémon Smeraldo avevo trovato il nome che per me, quinta elementare, era perfetto. God tier, che era Vulcano. Vulcano, ma ero alle elementari, però io ero gasatissimo di questa cosa. Bello. E ho detto, bomba, ho trovato il nome, che poi io giocavo con i Pokémon di fuoco, quindi c'era tutta una lore. C'era una lore interna. Certo. E ho detto, bomba, ho trovato il gioco che mi porto per tutti i titoli successivi. Esce Pokémon Diamante nel 2007. E se hai giocato, tu saprai benissimo che Vulcano incontri... non ci sta. No. No, che c'è un Super 4 che si chiama Vulcano. No. Certo. E io ci sono rimasto di. Poi
ai quei tempi non avevi i trailer, non avevi gli spoiler, chiaro, i leak, cioè quindi quello che c'era il gioco. Quindi dopo 50 ore arrivi lì e dici, ma esatto, tu lo scoprivi giocando e lui a un certo punto ti parla ancora prima della Lega, tipo settima palestra, e io lì ho detto, cazzo, no, devo cambiare la mia vita. E mi sono incazzato un botto con Game Freak, perché ho detto, loro mi hanno copiato, hanno spiato la mia cartuccia di Pokémon Smeraldo. Ti capiamo benissimo. Hanno visto il nome figo e me l'hanno copiato. E allora ho detto, sai che c'è? Che se loro possono rubare il mio nome, io rubo loro. E quindi? E allora ho preso il nome del personaggio del gioco precedente che mi piaceva di più, che era Drake, che era Super 4, quello di tipo drago. Ah, ok. Allora ho scelto il nome del Ryu, il rapper più famosi del mondo. Non c'era ancora Drake, nel 2006-2007 non c'era ancora. Quindi è Drake che ha copiato te. Lo so, infatti lo dico sempre, nessuno mi crede però. Intanto è partito il meme preferito della chat di questi giorni, che è Link, cioè perché ieri mi hanno fatto impazzire con questa parola, che io non capivo, perché scrivono... Cercano la salsa? No, cercavo, non mi ricordo, cioè, non si è neanche capito perché è cominciato, hanno iniziato a scrivermi Link in chat, io non capivo, stavo diventando scemo, e loro erano lì che si facevano delle risate perché io non capivo cosa si stesse riferendo. Cioè ero lì che aprivo Instagram per cercare di vedere se mi avevano mandato i link, non capivo. Cioè, in realtà... Giustamente qua poi in realtà ci sono anche altre cose che sta chiedendo la chat. Palkia o Dialga? Dialga. Bravo. Mi dispiace, ma Dialga. Mi dispiace anche per tutti quelli che dicono il Palkia. Il link. È tipo un Hunger Games che loro fanno con te. Ok, ci dove sto. Io impazzisco e sbrocco. Perché poi stavo giocando, non mi ricordo a cosa, ero presissimo. Senti, ma lo facciamo partire un sondaggino? Sì, bravo Paco, bravo. Facciamo partire un sondaggino oggi. Oggi, visto che parliamo di Rise of the Ronin, quindi Giappone, quindi... Parliamo di Carpe Koi. Carpe Kobe. Oggi il nostro sondaggio va a caccia del sushi, della tipologia di sushi preferita dalla nostra chat. E quindi per il primo turno, signor Paco, cosa abbiamo? Apiz contro Ubaba. No, abbiamo... Nigiri contro Uramaki. Ecco. Allora, Drake, tu che sei un grande fan del sushi, cosa scegli? Non lo sapevi, ma lo sai. Non lo sapevi, ma lo sai. Lo so. Già lo sai. Quale preferisci tra queste due tipologie di... Poi puoi scegliere tu col tonno, chiaramente. Chiaro. È un torneo di eliminazione diretta, quindi ti verranno proposte. Ah, quindi proprio quello che scelgo lo devo portare avanti. Esatto. No, okay. Non è detto, nel senso... Poi magari quello che scegli adesso va a contrapporsi a qualcosa che ti piace di più, quindi vediamo alla fine tra te e la chat, che ha la possibilità di votare. Ed è già partito il nostro sondaggio. Il nostro super sondaggio, chi vincerà questa grossa sfida. Ok. E qui entra... Partiamo tra Nigiri e Uramaki. Vai, beh, cosa preferisci? Io ti direi Uramaki. Addirittura, sorpresa. Ma sulla quantità anch'io ti direi Uramaki, perché no. Cioè io... È per la varietà, è più per la varietà, perché capito, l'Uramaki lo trovi in mille modi diversi, invece nigiri... Ci sono dei ristoranti che ti fanno dei nigiri particolari un po', però di fatti di solito la vastità di scelta che c'è negli Uramaki non c'è tra i nigiri, quindi anch'io direi Uramaki. Anche perché in realtà l'Uramaki non è... sushi, vero? No, quello. Vero. Tra l'altro, voi sapete perché si dice Uramaki, Futomaki? Questa me la volevo tenere un po' più avanti, perché poi ci saranno anche altri round, però la dico subito. Voi sapete perché? No, non sono serio. Io ho studiato giapponese per 15 anni, ragazzi, mi stai scherzando? Io sono dubbioso comunque. No, io ti giuro. Vabbè. Allora, si dice Uramaki, Futomaki e Mr. Robot va benissimo Mr. Ci Robot piace, la dico così. Vi spiegherò che Uramaki si dice Uramaki perché Maki vuol dire rotolo in giapponese e Ura vuol dire medio, banalmente. Perché si dice Uramaki, Futomaki e Osomaki? Perché Futo in giapponese vuol dire grande. Ok. E quindi Futomaki è un roll grande. Osso in giapponese vuol dire piccolo e quindi osso maki è un piccolo roll, mentre uramaki è un roll medio. Hai capito, mamma mia. Quindi futonari, no, lasciamo perdere quell'altra parte, che chi è più, insomma, chi è che si va a studiare queste cose si renderà conto che ci sono tante altre futa alternative, alternative al futomaki. No, ti porto un mazzo di ris sotto casa mentre compro 5 stelle. Allora tu lo sapevi.
Io non so niente. No, ha vinto il Nigiri. Ha vinto il Nigiri. Vedi, ho già perso. Nigiri, nella... Nigiri, vedi, ma Nigiri sempre. Tra l'altro mi sa che Arte USA ha usato dei punti canale perché non la porto mai a sushi e non perdono così. Ah, questo è un problema. Ma non è vero, non è vero, l'ho portata 2 o 3 volte. Tra l'altro una volta... di me, solo 2 o 3 volte. In 20 anni. L'ho portata a mangiare la carne di Kobe, ho speso 1 milione e me ne vanto. Sei amputato un braccio per farglielo mangiare, ma ti rendi conto? Sono amputato una parte che non si vede, che... Non volevo dire proprio così, ho detto un braccio per evitare di dire okay. La pure tu. Drake, sempre sulla terra nerd, Team Simpson o Team Griffin? Oppa là, questo è pesante. Ma io adesso dirò una cosa che mi farà odiare da tutti. Io dico Team South Park, posso? No, vedi, non da tutti. Ci piace. Posso? Sì, si può sviare in questo modo. Però tra i due invece? Cos'è che erano Simpson e Griffin? Simpson. Solo perché sono messi al pari di Nostradamus praticamente. Ma sì, perché in realtà i Griffin a me fanno molto ridere, però se li vedi nella complessità, gli Simpson sono molto più sviluppati, molto più, secondo certo, me. Certo. Poi le prime stagioni dei Griffin, le prime stagioni dei Simpson sono inarrivabili. Parliamo di quelle. Perché... Esatto, un'altra roba. I Duconi, si può dire? Questa la sono in poche. Ok. Ah sì, che la scrivono, ok. La carne di Kobe l'abbiamo mangiata tipo a settembre. Vabbè, ritorneremo a mangiare la carne di Kobe, va bene, Arte USA. Allora, io però eviterei di fare queste proposte indecenti in live. Cioè, parlatene da soli a casa. Effettivamente. Non ci interessa quando Arte USA mangerà la tua carne. Allora, signori, partiamo con un po' di gameplay adesso. La cosa... Sanremo è finito da un tot, ma a noi ci piace lo stesso. Questo è perché impazzisce sempre. Questo impazzisce, sì, questo è lo studio che si sta rivoltando, Kobe, te lo dico io. Cioè, tu ti rendi conto, succedono tante cose che voi non vedete, fortunatamente non per sapete, voi. Non sapete, non ma sapete mai. Qua ci sono dei messaggi chiarissimi. Sì, assolutamente sì, tipo trova chi manca oggi e cambia. Allora, giochiamo a questo nuovo Assassin... No, scusami, Rise of the Ronin. Rise of the Ronin. Allora, Team Ninja... c'è ovviamente la recensione su GameSoul. Dopo l'esperienza di Nioh, dopo l'esperienza di Wulong, niente, decide di ambientare il suo nuovo gioco abbandonando miti, leggende, mostri e mostrini in un'ambientazione un po' più realistica e va proprio a indagare su quel periodo in cui il Giappone viene, si apre all'Occidente, anche se il termine giusto sarebbe dire viene invaso dall'Occidente e poi da lì apre le sue porte all'Occidente. Quindi una trama che cerca di essere pseudo-realista, perché comunque si prende le grandi libertà narrative e non, per un titolo d'azione che evolve il linguaggio del combat system da quella che è stata l'esperienza accumulata con Nioh, appunto. Drake. Incredibile, si è ricordato la recensione a memoria, cioè lui ha citato questa recensione del gioco a memoria mentre lo gioca. Potresti fare il giornalista videoludico? Potrei farlo. Potresti. Mi sentirei sprecato. Allora, Drake, tu hai giocato a Nioh e Wulong? Sì, Nioh e Wulong li ho giocati. Rise of the Ronin non l'ho ancora preso, ma penso che lo prenderò questo weekend, perché io sono grande, grande fan dei giochi action. Infatti ti ho parlato solo di Pokémon, però io, come tu sai, sono mega invasato di Souls e così via, quindi... Ma anche di Sekiro? Certo. Ma Sekiro è tutta una questione di tempismo? E di coraggio. A posto. E di coraggio. E bestemmie. Esattamente. Me. Io già le sto prendendo, ragazzi, ma in maniera proprio brutta, ok? Ma non me lo sarei mai aspettato. Mamma mia, che schifo. Vabbè. Sono veramente, veramente curioso di provare questo combat system, perché da tutti i video che ho visto sembra veramente soddisfacente. Talmente soddisfacente che Kobe è già morto. Vabbè, beh, ma d'altronde con una mazza così. Sì, cioè, sì, ma lascialo giocare, che poi dopo fa giocare noi, facciamo ancora più schifo. Ma invece dobbiamo fare. La cosa più bella è che io, per dire, io lo sanno tutti qua dentro. Io sono il nabbo più nabbo della storia ai videogiochi. Però batto Kobe, cioè qualsiasi cosa io lo batto comunque. Esagerato, ti ho fatto così a Tekken, che non ci avevo mai messo mano. Chissà, magari ti ho fatto vincere. Allora, com'è? No. Allora, il mio... Guarda, intanto ho fatto gol perché ho parato. Forse è l'unica parata che vi farò vedere oggi. Allora, come potete vedere, anche qua c'è una barra della stamina che si svuota. Fisso, vai, Kobe, muori. Porca merda, ragazzi, quanto ne sto prendendo. E non le stai parando. Però la tieni alta la spada, l'orgoglio è sempre...
Ma io non, cioè io proprio Kobe è il classico che anche in un gioco così andrebbe a comprare tipo una pistola per sparare. Cioè, ma c'è, qua c'è, c'è però, qua c'è. Qua. Perché non l'avevi a comprare? L'ho preso, gli ho sparato, Paco, guarda, adesso non gli sparo, di... guarda. Madonna, ma è sta roba? Ma no! Guarda qui, è tipo Bloodborne. Lo mato. Attenzione. Mata. Sì. Ricarica pistola, guarda come viene giù, è morto. Allora, come potete vedere, facile così, eh? Quella blu è la barra della stamina che ogni colpo, ma viene svuotata, non c'è la necessità come in Sekiro, per esempio, di svuotare la barra dei nemici per poi colpirli sul vivo. Qui è molto più diciamo malleabile il sistema di combattimento, cioè anche schivando, anche semplicemente attaccando, alla fine si ottengono dei buoni risultati. Poi ci sono alcune tecniche, come in questo caso abbiamo fatto abbastanza punti esperienza per il cane, sì, la gente per... ti ammazza il lupo mannaro. No, e lui adesso è con me, vedi che adesso sì, lui adesso l'ho addomesticato. Cioè, se tu vai ad accarezzare il cane, poi il cane ti aiuta. Esatto, ecco, vedete? Sono bello. Quindi, con i nemici già più fattibili è tutto. C'è un'abilità tipo spezza scudo? Come Nioh c'è, come Nioh si può cambiare la spada e qui switchare, vedete nell'angolo in basso a destra, tra diversi stili a caccia di quello più efficace contro l'avversario di turno. In questo caso facciamo cagare in ogni caso. Tu stai facendo una bella coreografia, se posso dire. Dovresti andare ad amici. Lo so. Però intanto un altro viene ucciso. Altra cosa che va verso i giocatori meno esperti come sottoscritto: in molte missioni potrete farvi aiutare da alcuni personaggi che o liberate durante le missioni oppure proprio all'inizio della missione c'è la possibilità di chiamarli, evocarli sostanzialmente, se fossi un Souls-like, per appunto darvi manforte. Io in questo caso posso contare sia sull'aiuto del cane che ho addomesticato, sia sull'aiuto di questo. Comunque posso dire una cosa? Sì. È un po' esagitata la tipa. Sì, la tipa, cioè, è abbastanza... Prova a farla camminare piano. Ecco, vedi, così ce la fa, se no poi impazzisce, guarda. È proprio lei, ecco, via. È nervosa. Cioè, se vai piano con l'analog non cammina piano. Allora, Drake, tu che sei grande esperto del genere e anche dei Souls-like. Mi dica. Cos'è che ti tiene incollato a questo tipo di giochi? L'adrenalina. L'adrenalina? C'è molto poco da dire, sì. La soddisfazione di riuscire in qualcosa per cui nell'ora precedente non sei riuscito. Chiaro. Io secondo me lo esperienzi molto di più con Sekiro. Ok. Un gioco dove fondamentalmente dipende tutto dalle tue skills, quindi se lo batti è perché effettivamente sei tu diventato più bravo. Quindi a me è piaciuto molto per questo. Ok, e Wulong l'hai giocato anche? Sì. Allora, io con Team Ninja rispetto a From ho un rapporto un po' più diverso. Di amore e odio. Sì, perché apprezzo un sacco la varietà. Mm-hmm. Che è molto più vario, molto più stratificato come gameplay rispetto a qualsiasi Souls. E però un grande limite che io ho su tanti giochi è il tecnicismo. Nel momento in cui proprio il comando che mi fa fare un'azione non è così naturale, mi manda in sbatti. È una cosa che mi fa un po' storcere il naso. Infatti, ad esempio, Sekiro io l'ho amato perché avevi tre tasti. Ok. Non dovevi fare nient'altro. Devi fare nient'altro. E quindi, infatti, sono molto curioso di provare questo Rise of the Ronin, perché dovrebbe essere un po' una. Cioè, dovrebbero aver animato un po' quegli aspetti in realtà rispetto a Nioh. Sì. Cedi lo scettro del potere al boss. No, vai tranquillo, cerca il boss. Ti cerco qualcosa per farlo, per vedere, perché adesso quest'area non è esplorata. Se non sbaglio, qua ci dovrebbe essere un altro campo di nemici. In modo che ti faccio vedere com'è. Allora. Le animazioni del cavallo mi ricorda un'altra roba. Disturba. Sì, no, vabbè, la coda mi disturba. La coda, non c'è quella cura che c'è in Red Dead, ragazzi, nelle palle del cavallo, soprattutto. Allora, altra domanda che ti fanno qua dalla chat: sei amante dei Soul, qual è il tuo preferito? Bloodborne. Ovviamente, so che sarà una risposta scontatissima. Beh, però, no, tanti dicono Elden Ring, oppure Dark Souls 3, cioè insomma in realtà le risposte... Quelli che dicono Elden Ring sono quelli che hanno iniziato a giocare ad Elden Ring. Ed eccomi qua, vostro onore. Eccomi qua, vostro onore. Non lo posso... sapeva lui che... Che io ho amato e platinato, premetto, adesso non è che voglio dire. Amato, platinato, già preordinato il DLC, ma perché quindi... secondo te dicono così? Perché è quello un po' più fattibile, no? È sicuramente più accessibile. È sicuramente più accessibile. Allora,
Attacco. Vai. Quadrato, attacco, ok. Parata col triangolo. Se vuoi c'è anche la parata che è questa. Ok. E questi sono principalmente i principali comandi. Se vuoi fare un po' di stealth, così ti accucci. E poi quando compare l'icona rossa, col triangolo gli assassini. Okay, ok, ottimo. Questo qua è un campo di nemici. E baciamoci Drake, vedi, perché hai dato la risposta che il nostro Mirko voleva che tu dessi, ovvero sì. Bloodborne. Beh, ma è l'unica risposta. No, non è vero. C'è anche chi dice Dark Souls. Invece io Bloodborne credo sia l'unico soul a cui abbia mai messo mezza mano per sbaglio. In pandemia ero a casa di un amico, lui giocava sempre a Bloodborne. Com'è che cambia lo stile? Scusa, ok, L1. Esatto, così. Per ora quello che avevi era quello efficace. Sì, questo è meno, questo qua sì, blu, la freccia in su vuol dire ottimo. Ah, la top, freccia in giù, scusami, non l'avevo no, vista. Perché di solito sì, effettivamente è rosso. Okay. Vedi, perché poi quello è il problema, che ti... Cioè, per questo devi stare un po' stealth, perché se ti... è con quadrato è l'attacco, quadrato e triangolo. Ah, stavo andando di R1 perché anch'io. La scuola è quella, capisci? R1, no? Poi per curarti è croce in su. Ok. Vedi che ci vuole un po' per sì, arrivare. Sì, vabbè. Ovviamente, naturalmente, poi qua devi capire i pattern, come al solito. Chiedere all'ospite quante spade della luna ha trovato nei Souls. Una in ciascuna, vedi? Io invece ho una faida aperta con la chat perché mi vogliono far brandire la spada della luna. O una volta non la build, oppure una volta non la trovo, o una volta ammazzo il nemico che me l'avrebbe data. E quindi, chiaro. Casino. Sto facendo davvero più schifo di te. No, vabbè, ci mancherebbe, nel senso, io qualche ora l'ho fatta, tu sei scusato. Ok. Hai giocato a Sifu? Ne parlavamo proprio. È proprio il gioco che sto giocando. È il triangolo che ti permette di... È questa animazione qua. Devi fare a partire appena ti sta colpendo, come al solito. Morto. Però vabbè, ottimo, ci sta. Va bene, perfetto. Adesso riproviamo un'altra volta. Niente di nuovo. Sifu lo sto giocando proprio in questo momento. E mi sta piacendo molto. Mi dà proprio le vibe di Sekiro. Quelle di Sekiro. Sì, è quello alla fine. Però, cioè, nel senso, da un punto di vista del combat system è un po' più complicato, però, rispetto a... Sekiro, se vogliamo, c'ha un po' di più tasti. Assolutamente, infatti, come ti dicevo prima, è un po' la difficoltà che sto avendo, però dopo di fare le tue 5-6 ore impari i tasti e poi vai sereno. Però mi sta piacendo parecchio, devo essere sincero. Poi sono un grande fan dei giochi limitati, non so come dire. Più piccoli, più contenuti? Sì, cioè ormai un po'... Ed è il motivo per cui in realtà non ho ancora preso Rise of the Ronin è che gli open world ultimamente mi stanno... Un po' stancando. Cioè stanno un po'... Sono un po' inflazionati, Ho preso Horizon, l'ho mollato lì a metà. Ho provato Cyberpunk e l'ho mollato lì un po' a metà. Sono un po'... Forse sono io che ho un periodo semplicemente dove magari non ho il tempo di... Esatto, cioè un open world, un open world te lo... Okay. È sempre triangolo per fare la parata. Ah, questa è la parata? Sì, il triangolo, sì. Quindi devi premere triangolo e lui fa questa... Lui fa questa questo danza movimento. Che... Esatto, bravo, per citare Demon Slayer. No, ma non è anche la skill di Malenia? Non lo so, non se lo so. Non mi ricordo male. Non lo so, non mi ricordo. In Malina l'ho battuta al secondo try. Con i fantasmi la lama di sangue? Sì. No, la lama di sangue no, però col fantasma. Con la lacrima. C'è un bel audio che dovrei implementare che urla: fai schifo! Fai schifo! Oppure, vabbè, insomma. Ecco, vedi che già... Oh, uno l'abbiamo tirato. Vedi che già. Ma guarda lì, ci ha preso. Ci ha preso la mano. Perché è il triangolo, perché questa è la parata normale, che però ti fa male lo stesso. Ma il cane sta con te? No, il cane questo no. Infatti stavo capendo. Questo no, fa un po' avanti e un po' indietro. Ecco. Anche perché sono abituato che i cani sono i peggiori. Sì, sempre, quindi... maledetti cani, in tutti i giochi. Cani, ma anche un po' nella realtà. E anche un po' le galline. Anche le galline. Ci sono le galline in questo, se non sbaglio all'inizio. Sì, e puoi rubargli le uova, sostanzialmente. L'open world per funzionare deve essere costruito e pensato di level design alla perfezione. I giochi corridoio in generale si va più sul sicuro e generalmente sono più godibili. Vero, però un Dark Souls 3. Però io ti dico, io Elden Ring l'ho amato proprio perché dava quella libertà anche di azione che mi ha stupito. Però Elden Ring è un caso particolare. Molto, sì. A livello di open world quello è il nuovo standard insieme ai due Zelda, cioè come fare un open world così, cioè che non è che vai semplicemente da un punto A a un punto B, un po' come poi accade in Rise of the Ronin.
è lì proprio il gusto dell'esplorazione, il vedere costantemente dei luoghi di interesse che dici chissà cosa ci sarà lì e ci vai. Non io ero veramente preoccupato quando hanno annunciato il The Ring Open World, ho detto... È la cagata, chissà vai. Come riusciranno a implementare la complessità del level design dei Souls in un open world. Triangolo. Invece... Ah no, ok, va bene, perché sei un vero uomo, giustamente. Ecco qua. Ah, perché triangolo per fargli la seccata a sì. Ah, qua se finiscono in acqua tornano su. Sì, sì, qua sì, assolutamente. Perché in parecchi giochi. Poi dopo volte muoio. Gli NPC se li butti in acqua. Ciao, sono ciao. Finiti. No, invece qua anche tu puoi andare in acqua tranquillamente. Mi ha fregato. Qua sempre col triangolo per la parata. Sì. Però, cioè. Ma io posso andare in acqua? Sì. No, in questo. No, sì, però eri morto. Ah, mi hanno seccato mentre mi stavo lanciando. Ok, non mi ha salvato. Allora, quindi, grande. Se tu ci dovessi dire un boss dei Souls-like che ti è rimasto particolarmente impresso per un motivo. Ma impresso in senso che mi è piaciuto, e impresso in senso che mi ha fatto crissonare un sacco. Tutte e due. Allora, guarda, ovviamente, secondo me, il Souls più difficile è il primo che giochi. In generale, okay. Nella vita, capito? Okay. Quando poi dopo ti abitui a quella tipologia di giochi, sai un po' che cosa ti aspetti, certo. E come affrontarlo. E quello che mi ha fatto più penare in assoluto credo sia stato Ludwig, che okay. È il primo boss del DLC di Bloodborne. Sì. E Bloodborne è stato il primo Souls che ho giocato, che ho fatto in New Game Plus la prima volta. E è maledetto tutti. È stato veramente difficile. Io, per fortuna, a Ludwig ci sono arrivato, triangolo sempre. Ah, che palle! Io a Ludwig per fortuna sono arrivato che ero livellato bene, quindi non ho faticato troppo, pochino sì. A me chi mi ha fatto veramente perdere il sonno sono stati i due bastardi di Dark Souls, come si chiamano? Gino e Pinotto. Sì. Click e Croc. Ah, no, dai. Io non ce l'ho fatta, io volevo farlo senza evocare, alla fine niente, ho dovuto evocare il Signore del Sole, là, come si chiama? Soler, esatto. Albano. Gran Soleil. Il nettare degli dei. Qua c'è Fabriking che ti saluta, sono un tuo super fan. mentre Caligola, secondo me, dice una grande verità, l'open world sta sfuggendo di mano, lo mettono un po' ovunque, anche in Atomic Heart, sono d'accordo che non ci voleva in Atomic Heart, cioè veramente brutto gioco. Però ci sono dei modi intelligenti per andare anche con l'impressione dell'open world anche in giochi più lineari. Pensate ad Alan Wake, che gli scenari ti danno un senso di profondità di quello che hai davanti, ti danno l'impressione di esplorazione quando poi magari... Ma infatti non è l'open world il male, non vorrei che passasse questo messaggio. No, assolutamente. Dipende tanto come lo implementi ed è tanto difficile secondo me, cioè non che è difficile, ho visto pochi esempi di sviluppatori che l'hanno implementato veramente bene. Sì, Cordio chiede, Drake, puoi aiutare Kobe a finire Lies of P? Strafinito ragazzi, strafinito. Sì, l'hai platinato. Ci ho messo sei mesi. L'hai platinato? No. Ah. Pensavo tu se l'avessi platinato. No. Triangolo. Vai, adesso ce l'ho. Bello. Però questo è un nemico forte, quindi non riesci ad abbatterlo in un colpo solo. Ah, cazzo, mi ha fatto la rollata anche lui. Cos'è questo? Questa è la mossa speciale. Tu le puoi fare R1 e quadrato. Diglielo domani. Curati, che è una cosa che mi dicono sempre. Perfetto. Pozza. Ecco qua. No, comunque l'ho finito Lies of P. Tra l'altro col finale, quello dove ho sfidato fino all'ultimo tutti quanti. Ma tu pensa che l'ha fatto per così tanto tempo che c'è stato proprio un periodo che io per un periodo tipo mi intromettevo a gamba tesa nelle sue live dicendo cose anche abbastanza pericolose, tra l'altro. Però è resistito. Sì, è resistito. Io mi ricordo c'è stato proprio un bel periodo della mia vita in cui io la domenica giocavo a Lies of P con Kobe. Esatto. Kobe però è anche quello che ha castigato Malenia nella seconda try, vero? E infatti... GG. Allora, contest, intanto, il signor GameStop giustamente ci fa ricordare che questa è una puntata GG Contest, che potete vincere appunto un codice di Lies of P, sì, ciao, buonanotte. Di Lies of the Ronin. Lies of the Ronin, bellissimo, Rise of the Ronin e anche... il pupazzo, il peluche di Teddy Ursa. Bravo, di Ray Toy, bellissimo, quindi 2 per 1. È secondo me anche il momento, però no, grande, si è curato in tempo. Se alla terza volta non riesco a pulirlo. Vai, triangolo. Oh, ecco qua, ciao. Bene.
Dai, sono in pace con me stesso, perché sennò era brutto. Senti, prima di andare a fare la nostra fantastica top selling, perché si è fatto orario, sì, mio caro Kobe, lanciamo un altro sondaggio. Bravo, sì, bravo Paco. E questo sondaggio adesso vede contrapporsi sempre nella scelta della migliore colonna sonora, scherzo, nella miglior sushi. Pensa a te, o tutte me le fanno passare. Abbiamo i Gunkan, sì, contro i Temaki. Oh. Tra l'altro, vai, ecco, curiosità, sapete perché si chiamano Gunkan? No. Perché in giapponese, vai, la traduzione letterale appunto di Gunkan Sushi o Gunkan Maki, che sono le, sì, parole che vengono utilizzate per indicare quella specifica, è la traduzione, in italiano sarebbe la traduzione letterale di sushi nave da guerra. Ah, perché ricorda, sembra una nave. Perché ricorda una nave da guerra. Che bello, grazie, sì, signor Paco. Quante cose si imparano, Se io sapevo. Sai che ora, prego, che lo dici, vai, effettivamente mi è venuto in mente, beh, off topic, vai, vai, che c'è un archetipo di Yu-Gi-Oh! Uh-huh. Che è basato sui sushi. Che gli artwork sono proprio dei sushi e sono tutte navi. Sì. Cioè il concept è il fatto che sono mega navi da mega guerra di sushi. Sushi. Wow, e quindi a quanto pare. Sì, Gunkan ricorda proprio una piccola nave da battaglia. Siamo tutti un po' più saggi, un po' più Paco saggi, infatti, il Paco cultura. Ragazzi, ma quando uno passa tanti anni a studiare il giapponese come me. Il punto è che ora lui potrebbe dire qualunque cosa, che tanto noi non lo sappiamo, ormai potrebbe... Io vi garantisco che le cose che vi ho detto, vi garantisco che non ho studiato giapponese per così tanti anni, ma vi garantisco allo stesso modo che tutte le cose che vi ho detto fino ad ora sono mentire. Rampino, solo in posti specifici. Vi giuro che tutte le cose, sì, che vi dirò oggi relative al sushi... Sono saranno vere, delle verità, potete andare a controllare. Sì, tanto questa cosa del tutti abbiamo internet. Questa cosa del rampino, infatti, una di quelle cose che mi ha fatto indispettire, secondo me, proprio rivela e svela che Rise of the Ronin sì, open world, però non è stato proprio concepito. Perché lo puoi usare solo quando c'è l'icona, certo, non dove vuoi. Quindi non come magari in Breath of the Wild, che tutte le pareti... Vabbè, sostanzialmente funziona, mo ci vuole, cioè, funziona... Qua funziona come in tanti Assassin's Creed, dove delle abilità si possono attivare solo ed esclusivamente se sei a un certo raggio di distanza dal nemico. Sì, sì, sì. Cioè, anche in Assassin's Creed, l'assassino, per dire, quello celato piuttosto che quello critico, lo puoi fare solo ed esclusivamente se sei a un tot di distanza. Come in questo caso il rampino, puoi utilizzarlo solo se sei e solo contro i nemici. È però un peccato. È un elemento del combattimento, non dell'esplorazione. Sì, sì, sì. Oh, ha vinto il Gunkan. Ho fatto questa cosa che non ha so vinto come il Gunkan. Si fa. Il Gunkan. Gunkan, esatto. Gunkan. Scusami, ma è stamina o stamina? È stamina. Ah, ok. A me stamina sta dentro la matita. A me piace un botto dire stamina. Stamina. Esplode nella testa ogni volta che cominciamo la diretta. Esattamente. Allora, per ora basta col gameplay, è il momento della top selling, signori, quindi i 5 articoli più venduti da GameStop sia negli shop fisici sia nello shop digitale. Signor Paco, al quinto posto chi c'è? Al quinto posto troviamo Princess Peach Showtime. L'abbiamo visto la puntata scorsa, sì, sì. Ultima IP appunto del mondo di Super Mario. Bravissimo Paco. La principessa Peach torna come protagonista di questo gioco. Molteplici trasformazioni, sì, a cui sono abbinati altrettanti tipi di gameplay, quindi per un'avventura varia e adatta a tutte le età. Molto molto carino. Andiamo avanti. Quarto posto. Quarto posto per il Funko Pop XXL, attenzione, quindi gigante, grosso, gigante, di Umbreon, del Pokémon Umbreon. Tra bello. Bello, veramente veramente bello. Io sto facendo un pensierino. Sì? Proprio c'ho poco spazio a casa, però sto per acquistare una stanza dove mettere tutte queste cose grosse. Come una stanza? Sì, compro una stanza in un palazzo a Torino. Ah, ok. Un monolocale a Milano per... Compro una stanza. Una stanza a Torino. Va bene, ci piace, bella, bella strategia. Ho accanto i gatti. Terzo posto, attenzione, questo impensabile. Impensabile, ma abbiamo un controller per chitarra wireless Riffmaster, che potete utilizzare in Rock Band 4 e in Fortnite nella modalità prevista dove appunto si suona, si canta e se la suona. Il grande ritorno, se vogliamo, dei bei tempi di Guitar Hero, in qualche modo, sì,
con una periferica pensata appositamente, e tra l'altro anche si può usare wireless o con il cavo. Come potete vedere, poi ci sono tutti i sistemi di controllo che vi aiutano anche a navigare facilmente nei menu, quindi estremamente adattabile, pensata per chi appunto vuole utilizzarla in questi giochi. Tra l'altro, sai perché si dice wireless? Vai, lo dica. Perché wire vuol dire cavo, oh, e less vuol dire senza. Mamma mia, signori. Ma da tante cose che sempre non sai, giapponese. Sempre giapponese, anche sempre questo. Sempre avendo studiato, sì, giapponese. Esatto. Al secondo posto troviamo Dragon's Dogma 2. Sì. Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2, ne parleremo più tardi. C'è legata anche una piccola polemica che io trovo assolutamente superficiale e inutile, giusto per il gusto di far polemica. Un RPG open world in cui il viaggio, qui in questo caso l'open world, viene utilizzato in maniera intelligente, perché proprio raggiungere la prossima destinazione comporta al suo interno una serie di mini avventure che rendono il gioco tanto particolare e apprezzato da chi ama il genere. Molto bene. Molto molto interessante. Primo posto. Primo posto per Rise of the Ronin. Abbiamo parlato ampiamente, lo stiamo giocando tuttora. Kobe è già stato ucciso due volte. Quindi tutto regolare, diciamo, nel senso. A Torino c'è un interprete cinematografico di bassa lega. A Torino. Mamma mia, questo ovviamente è il salotto. A Torino. Chiaro. Va bene. Va bene. Allora, prima di andare in pausa. Ho detto che il commento più sornione oggi. Sì, è a caso il codice, no? Prima di andare in pausa, altro sondaggio. Abbiamo l'Oshi Sushi, ecco, che è questa, per chi non lo conoscesse, questa particolare forma di sushi quadrata e quindi infatti non tonda. Oshi in giapponese vuol dire quadrato. No, non è vero. E sushi vuol dire sushi. No, sushi. La verità. Però scusate, adesso sono d'accordo, adesso sono curioso, allora, Google Traduttore, intanto che la regia recupera sì, l'immagine. No, ma ti dico, l'Oshi Sushi in realtà è un sushi, tipo un quadratino, un rettangolino di è riso tipo basso. Un nigiri quadrato. Oshi. Esatto, ma difatti l'origine di questo Oshi Sushi deriva da una sorta di fusione con la cucina brasiliana. Ok. Infatti in Brasile hanno cominciato a sperimentare questa sorta di... che poi è il riso con all'interno del riso un tot di pesce con sopra dell'altro pesce. Quindi okay. È un fagottino di riso con del pesce dentro, con del pesce sopra. Però di fatti non è proprio una roba tradizionale giapponese, anzi, quanto più mi viene da dire, è una fusion, una roba nuova che viene dalla fusione con la cucina brasiliana. Oshi qui, Google Traduttore dice vuol dire spingere. Sempre, spingere, zio. Ma infatti hai detto tu che Oshi vuol dire rettangolare, io ho detto che non è vero. Come potete vedere, io bugie non ve ne dico. Il signore qua seduto alla mia destra, non lui, ma l'altro. Invece, e poi Oshi Sushi contro Ozomaki. Ozomaki che ho già detto. Che vuol dire piccolo Maki. Piccolo Maki. Rotolino. Piccolo rotolino. Va bene. Esatto, piccolo rotolo. Allora, intanto che parte il sondaggio in chat, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco con il momento dedicato al disegno. Anche il nostro Drake si deve sottoporre a questo. Tu sai disegnare? Non voglio dirlo adesso, prima di disegnare. Non ve lo dico. Che showman, incredibile. A tra poco. Volete andare voi due?
E rieccoci tornati, signori, con il momento più atteso dai nostri ospiti, ovviamente, ovvero il momento in cui li sfidiamo a sfidare la chat a indovinare... E a sfidare soprattutto se stessi. Sfidare se stessi, direi, a indovinare quello che andranno a disegnare. Oggi, signori, il tema, così vi aiuto un attimino, sono i personaggi dei videogiochi, però ovviamente inteso come chiunque sia stato prima o poi... sia stato prima o poi un personaggio dei videogiochi, quindi non pensate solo a personaggi nativi dei videogame, ma a volte cercate di uscire out of the box. Ti senti pronto? Signor Paco, vai, sono carico. Allora, non devi dirglielo, cioè devi farglielo leggere, Paco, non devi dirlo ad alta voce. No, che io perché t'ho visto. Allora, cominciamo da... Tanto ha vinto Somachi il nostro... Tanti auguri ad Somachi. Allora, cominciamo dal primo. Ok. 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 Facile, okay. Facile. Beh, vediamo un po'. Facile, easy per il boss. Oh, che bello. Ho trovato una posizione comodissima. Non mi ricordo minimamente che occhio ho, però sarà una roba tipo così. Ma è bravissimo, ragazzi. Pulp Fiction, ok? Anche oggi sta non è Cars 3. Io avrei detto Link comunque. Non mi ricordo. Qua ha indovinato in due secondi, ma ormai andiamo avanti. Voglio vedere. Ha un cappellino anche lui. No. Ok, va bene, gliel'abbiamo messo lo stesso. Bello, ci va bene, noi lo accettiamo, lo accettiamo. È prezzemolo. Beh, quasi. È gelato San Montana. Pippo Franco. No, ma che? Iacovitti. E poi com'è che è? No, io devo leggere così, la chat, però. Così, così. Iacovitti, così. Un Rayman è una certa. Piedino della... No, dai, quel dinosauro che era quel peluche di quel programma. Piedino. Della Valle Incantata. No, Piedino. Quel dinosauro viola, tipo la... È Piedino il dinosauro viola. Cioè, non ce la fa, non ce la fa. Quello purtroppo uno fa un'età. Ma non si chiamava Piedino, era un dinosauro viola, era un T-Rex viola di un programma per bambini, non un film. E tipo una roba così. Non la casa blu, no, non c'entra la casa blu. Però va bene. Cioè, bianco. È strano che nessuno abbia ancora capito. Cioè. Dai, ci sta. No, no, ma l'hanno capito tutti, ma volevo vederlo finire questo disegno. Okay. Allora è finito. Fred il dinosauro? Bravo Drake, l'avevano capito tutti. Vai, subito proprio. Ok. Vai. Cancella quest'opera d'arte. Prossimo. Guarda, aperto. Facciamo che mi fai questo qua. Barney? Per affezione Barney, mia personale. No, Barney era l'ultimo. Adesso, non è che ti posso spiegare tutto. Ah, posso aggiungere anche degli indizi figurativi? Certo, penso okay, di sì, okay. Signor Cobb. Bastano scrivere. Ok, ok. Bastano scrivere, no, le lettere e le numeri. Chiaro. Ci Barney, vabbè, mi fido che è Barney. Okay. Scrivili i numeri romani, così fotti tutti. No, questo sarà difficile, questo è difficile. Vai. Facciamo, vabbè. Ok. È questo, diciamo, che ha comune. E questo è un vaso. Fili, potrei essere io, potresti essere tu. Sì. È il professor Oak. Qua dicono, Paco non faccia leggere la cartellina. Ogni cosa ha il suo tempo. Aspetta, vediamo, facciamo... C'è un luogo e un modo per ogni cosa, no, com'era? Ok, va bene. C'è un luogo e un tempo per ogni cosa, ma non adesso. Ok. La mummia. Allora, con Yoshi non era mi ricordo minimamente Dio. Se che capelli ha. Ma chi è? Krusty Clown. Ah no, ok. Ok. Aspetta, aggiungo i dettagli così capisco. Ah beh, chiaramente. Incredibile però. Ok. Guarda, prima delle ciglia non sapevo chi era, adesso sì. Non ha le iridi, non ha niente. Va bene. Alle un occhiaie, alle un occhiaie. Stanca, okay. Ci sta. Ci sta, bel poi dettaglio. Possiamo fare che... tipo... Ma chi è? Chun-Li? No, non è Chun-Li. Però ci stava con la coda. Non ha proprio la coda, però potevamo prenderla. Ha le gambe al posto delle braccia. Giulia Passione. Sto guarda, provando io... a fare un... Ecco, questo è difficilissimo. Questo l'ho messo in difficoltà. Questo è difficile, sì. Godo nel godo. È Wakanda Forever? No. No, però... No? Quasi, ok. E qua facciamo... Okay. Allora non so neanche io che cazzo... Facciamo un indizio. È un pisello. No, non si dice, Gobby. Questo aiuta. Ma chi cazzo è? Non so chi... Posso aggiungere il contorno? Tu puoi fare quello che vuoi, solo che io mi sono perso in questa costellazione qua sopra. No, scusate. No, allora, io se ho capito chi è... Se hai capito per la reference. Facciamo tipo un...
Io pensavo che questo canale sarebbe stato bannato per colpa mia. E invece no. Invece è arrivato Drake. E l'hanno indovinato tutti, signori. Sì? Sì. È la mia cara Ellie. Che bello. Io il dettaglio delle forbici lo spiego solo perché ha una grande passione per i parrucchieri, Ellie. Non sì, ma Giovanni Mucciaccio. Era scritto. Certo, Giovanni Mucciaccio. Gli raccontiamo un attimo la lore di Ellie. Sì, gli racconti la lore. C'è stata una fiera dove siamo stati, probabilmente l'ultima, cos'era? Sì, era a Lucca. Siamo stati a Lucca, abbiamo c'era questo gioco dove bisognava sempre i sondaggi, se non mi sbaglio, no? Sì, è sempre che i sondaggi e io ogni tanto entravo in diretta e anche se non c'era Ellie nel sondaggio, la buttavi. No, mi sedevo e dicevo Ellie. Ok. Ma è andata avanti 4 giorni a dire Ellie. Sì, sono andato avanti 4 giorni a entrare a caso a dire Ellie. Quindi ormai è diventato un meme vostro, sì, esatto. Ok, ci sto. Allora, vai con questo. Ok. Mamma mia, ecco. Allora va bene. Io siamo veramente easy. Non avrei mai pensato che qualcuno poteva raggiungere un livello superiore del mio. Mi inchino davanti a Drake. Non so se è una bella cosa. Allora, vediamo chi è il prossimo. Questo è facile. Pasqua 2K24. Pasqualino con Ciro. Okay. Si chiamava Ciro. Ciro. Ok. Comunque no. Il naso glielo sto facendo. È bellissimo vedere ognuno dei nostri ospiti comincia a disegnare. Sì. Partendo sempre da un punto diverso. Sì, no? È vero. Tipo quindi, una cosa così, ok. Questo è lui il nostro personaggio dopo un anno di nulla facenza e di cheeseburger. Perché giustamente li ha sconfitti tutti. E detto, non basta. C'è più niente da fare, si è dato al. Al food, al food influencing. Va in giro a tipo Franchino. Ora devo fare una roba tipo Giotto. Vai. Tipo. Ma chi cazzo è? Complimenti. Okay. Tipo Giotto. Tipo Giotto, no, non dire, proprio Giotto. Non stavo capendo, adesso ho capito. Bravo qua Mirko, forse bravo adesso Mirko. Ci vorrebbe tipo lo shitty flute. Non mi ricordo se qua c'è qualcosa. Sì, okay. Un bollino in testa per farsi sparare più facile. E poi lo fai Capitan America dopo il cert. Io dopo il cert. Ci vorrebbe lo shitty flute di Avenger. Eccolo qua. Bello, bravo. Ma sembra Bullseye. Anche Bullseye era una risposta che avrei preso per buona. Sembra anche quello che esplode in Doctor Strange. Quanti ne abbiamo ancora, dottore? Ma sì, vada, ancora vai, 5 vado, minuti andiamo. Li a tutti. Allora, andiamo. Sono così bravo, perché infatti, non continuare? Approfittiamo, scusa. Approfittiamo. E adesso mi vai. Fai lui. Ok. Io ti devo essere sincero, neanche io me lo ricordo proprio bene. Vabbè, tanto bene. La faccia non è importante. La faccia, basta che fai due occhi. La faccia non è importante. Carlons ha scritto, sembra anche quello di Mass Effect 3, ma quale? Aspetta, quello fammi pensare come si disegna. Ma chi? Una cosa del no, genere. Non lo so. Okay. Invece Mirko dice, Drake, io ti porterei ad Amsterdam con me tra 10 giorni. Ma io, ci verrei. E poi dopo disegni. Non poi posso rispondere, il mio avvocato ha detto che devo smettere. Che è meglio che... Che mi faccio gli affari miei. Sì, ci sta okay. Carlos. Ah, comunque non ti ho detto che abbiamo anche altri due funzionalissimi colori per... No, io mi fido, aspetta. Fidati del rosa. Ah, facciamo tipo... Attenzione, questo è difficile. È Sanpei. Pescatore grandi, orecchia sventola. Ok. È Mosè. È Moseppe. Questo è un Mi. No. Legolas, no. Il Mac, no. No. Non c'entra, non posso Filippo disegnare. Champagne. Ah, ho capito. Bello, difficile. Questo è difficile. Ok. Questo è difficile. Ha un utilizzo della prospettiva incredibile. Vabbè, qua sto disegnando veramente. La prospettiva medievale. Lui disegna in 3D, capito? Cioè. Quello di Death Stranding, no. Se questo è dritto, ho sbagliato il braccio, vabbè non fa niente. Questo qua doveva essere piegato, invece non sarà BB, piegato, no. Fa niente. Ma come fate a dire il BB? Però... Ok. Oh, c'è un arco? Sì, l'arco c'è. L'arco dai. C'è, si vede. Poi vabbè. Non siamo in Sempione. Ok, bello, sì. Ok, lui c'è.
Vai col dettaglio. Estremamente adesso... sproporzionato, cioè, però vabbè, fa niente. Lascia perdere. Aggiungi magari qualche elemento adesso, che faccia capire il... Onigiri la indovina, Atreus, bravo Onigiri, però ormai facci il dettaglio che avresti... La indovina, però sta facendo il dettaglio. Il dettaglio era... Ah, ok, per un attimo ho temuto. Sì, bene. Sì, se glielo facevi di Mimir, bene, bello, okay. Bello. Povero, posso dirlo? Prego. Povero Atreus. Ok, allora andiamo avanti con... Ok. Questo, diciamo, un po' più... Vai, dipende, se lavori su un elemento è più semplice. È difficile ricordarli come sono, non è sì. Il farli, è ricordarti a memoria come sono. E lui è tipo così. È un quadrato lui. È un parallelo. Non è Roblox, ok. Ok. È il robot sessuale di Futurama. Non è neanche Thanos. È tipo Tetris. Così. Beh, dai, già si capisce. Tipo, poi non mi ricordo gli occhi veramente come sono, sinceramente. No, non sempre, aspetta. No, beh. Arrivo, laggiusto un secondo. Che cazzo c'ho poi? Sai che c'ho un buco anche sugli occhi? Sono quelle cose, tipo... La coda di Pikachu è... È giallo o effetto marrone? Mandela. Effetto Mandela. Splatoon. Okay. Sono baffi quelli. Vabbè. Aggiungiamogli il dettaglio al collo, va bene, cioè tipo così. Attenzione, arriva, adesso arriva il dettaglio che mi fa capire. Sì, vabbè, volevo vedere qui l'uso del colore secondo me ci sta di brutto. L'uso del colore sì, però posso dire una cosa? Ok. Perché sembra, non adesso mi sembra... niente, me ne vado, no. L'urlo di Moon, no, il generale Grievous, no, no. Però dai, adesso è chiaro. Non è neanche C-3PO8. Darth Vader, cioè, com'è la faccia di Darth Vader? Com'è l'elmo? L'elmo è meno, allora, è meno tondo di così. Darth Vader che diventa poliziotto di Londra. Però ha delle linee comunque un po' più dritte di questo. Cioè questo qui può essere veramente che aveva frainteso col generale, sì, come hai detto. Sì, sembra. Lui. Sì. Perché mi ricordavo che va dietro. Salotto wife che la indovina. La parte davanti della maschera e poi questa sorta di mantello che non era un mantello, era una seconda. Allora facciamo l'ultimo. Aveva tipo qualcosa. Facciamo l'ultimo e facciamo... Comunque 5 anni di liceo artistico. Complimenti. Un po' come me che ho studiato per 18 anni il giapponese. Vedi e poi... Allora, lui. Ok. Facile, guarda, come l'ha detto ok è facilissimo. Easy per il boss. Non devo ricordarmi. Anch'io se ci devo pensare un attimo, però alla fine è l'altro. Sì, però il colore. Loro hanno tipo... Vabbè, sì. Sì, ma tu supponi che io mi ricordi cos'è di un colore e cos'è dell'altro. Io ti do un suggerimento. Sì, c'è artistico e la vecchia Amsterdam, praticamente. La vecchia Amsterdam. Attenzione. Ma perché ce la vedevo Amsterdam oggi? Qual è il problema? No, perché Mirko va ad Amsterdam tra 2 settimane. Amsterdam è un posto bellissimo. Beh, qui è iniziato benissimo. Ma da Dio, zio. Qua è iniziato veramente da Dio, Mi ricordo se poi ha tipo i capelli gli fanno tipo così. Sincero, non mi ricordo. Non è Paperinik. Ah, beh. Saluto grande. A Claudio Sciarrone, comunque. Anzi. Grande. Shadow, l'hanno già beccato. Carlos, bravissimo. Me lo fai anche la faccia incazzata per far capire qual era. Però fallo. Ah, ok. Beh, ci sta, minima. Così è Shadow. Bravo Carlos, molto bravo. E così è Sonic. Bravissimo. Allora, tornate in qua, signori. Oh, perché... comunque bravissimo. Hai visto? Cioè, la roba... Allora, io mi sposto. Allora, prima di andare in pausa, signori, prego. Lancerei un altro sondaggio, l'ultimo primo turno di questo sondaggio dedicato al Giappone del cibo. E abbiamo il sashimi contro il futomaki. Tra l'altro, sapete perché si chiama sashimi? Perché? Non ne ho la più pallida idea. Voi sì? Cercatelo su internet come fanno tutti. Chi votate qua?
Signor Paco, lei chi vuole? Io sashimi. Anch'io. Sì. Anch'io. Perché chiaro. Il pesce è così. Poi se trovi il ristorante che ti fa... Se trovi il ristorante che ti fa sashimi non... Quello, quello sashimi, bello grosso. Una bella bisteccona. Anche più grosse di quelle che vedi qua dentro. Che là è scioglie. Proprio soddisfazione pura. Là è proprio il sushi all'ennesima potenza. E poi la cosa che devi provare per capire se un sushi è buono oppure no. Esatto, è inutile perché... che ti prendi il futomaki fritto che tanto... Se il riso e roba, tu devi prendere il pesce. Se il pesce è buono, tutto il resto lo puoi prendere. Assolutamente sì. Signore, andiamo un attimo in pausa, torniamo da voi con le domande bruciapelo e poi probabilmente faremo un po' di chiacchiere sul mondo videoludico oggi come oggi. A tra poco. Rieccoci tornati, Mirko mi consiglia di andare al ristorante Le Vele a Misano, ordini loro sashimi di salmone, godrai per 48 ore. Però ti chiedo, quanto mi costa questa Io a questo punto la faccio io una sponsorizzazione. Se siete a Milano, in zona Piazzale Lotto, Fujiyama. Mamma mia, non vi costa tanto, ma ragazzi, voi entrate lì dentro e uscite che siete giapponesi, cazzo. Cioè uscite proprio sono giapponese, sono giapponese. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Fujiyama in Piazzale Zavattari. Domande a bruciapelo. Domande a bruciapelo. Vai. Sono domande dove ho paurissima. Ci sono. Cerca di rispondere quanto più sinceramente possibile. Se ti va di argomentare e dirci qualcosa in più, bella. Meglio. Altrimenti, se non vuoi esporti, dici punto, basta. Ho paurissima. Okay. D'accordo. No, stai tranquillo. Gioco preferito? Bloodborne. Ok. In assoluto proprio. In assoluto. Vinto sashimi intanto. Vinto sashimi. Genere preferito? Action. Ok. Ok. Ma con... Con l'RPG. L'elemento RPG o con l'elemento senza l'elemento RPG? No, dai, con l'elemento. Cioè, adesso non è che volevo dire per forza action RPG. Per carità. Però beh, sì. Va bene, se c'è un po' di RPG non guasta. Costa perché è una su guida Michelin, ma senza stella. Però non costa neanche così tanto. Secondo me Mirko mi manda a spendere i milioni che non ho. Altra domanda. PC o console? Io purtroppo sono un console player. Beh, quindi ti dico console, ma lo dico... con non avendo provato PC, quindi non a livello di preferenza, però non posso dirti PC. Per necessità, questa, per necessità. Questa è fondamentale, attenzione. Lo so. Super Mario o Sonic? Super Mario. Ci sta, onesto. Quando dico Super Mario ci sta. Ci sta, ci sta. Una volta io in realtà ho guardato le altre domande che avete fatto agli altri e ho detto ok, questa è la risposta giusta. Bravo, bravo, bravo. Vedi, studia. Studia, un gioco che ti ha commosso. Un gioco che mi ha commosso? Non puoi rispondere. Drake non piange. Aspetta, esatto, non ho sentimenti. No, e a me ha commosso un po' nel momento, non quando ci ho giocato, ma quando poi sono andato ad approfondirmi la lore di Hollow Knight, ne stavamo parlando prima. Sì. Perché a me piace il fatto che la storia non sia esplicita e piace invece poi andarla a scoprire e vedere come poi con delle cosine all'interno del gioco, cioè io non ti esplicito la relazione che questi due personaggi hanno avuto, che cosa è successo, ti metto quel oggettino che se tu ti vai a leggere vedi quel che piangi, chiaro, quindi chiaro. Mi è piaciuto molto per quello, perché bello, ci sono due o tre personaggi che sono un po' tragici. Tra l'altro scusate, piccola nota, tra l'altro il nostro regista si è sparato tipo nel weekend 40 ore, cioè sì, 50, in due settimane due 50 ore in overdose da Hollow Knight, devastante, follia. È no, te invece c'è qualche gioco che ti ha fatto commuovere? Ma a me, per dirti, il pianto più forte che mi sono fatto è stato con la prima parte di Last of Us. Sono un po' scontato. La prima parte di Last of Us. Okay. Però anche God of War, Chain of Olympus, che è il capitolo per PSP. Wow. Cioè il momento in cui lui va nei Campi Elisi e fa un incontro particolare che non ti aspetti. Tu sei lì che ammazzi. E poi c'è questo momento molto toccante che ti fa scoprire una parte di Kratos che fino a quel momento non avevi visto. Io invece ho avuto un momento del genere, credo, ieri. Con cosa? Io sto recuperando adesso Assassin's Creed Odyssey. Okay. Ok.
E adesso non se ne fanno più di spoiler, che è un gioco oramai uscito da tanti anni, ma è il momento in cui nel tempo presente Alexios muore, dice una frase che ti ha lasciato un po'. Per me è devastante. Ma perché va a vedere, cioè prende la tua vita biografica o... Ma in generale tenendo conto di tutta la saga, tutte le cose che fa, lui dice una frase che proprio è assurda, cioè ma proprio toccato, che mi sono fermato e ho detto porca puttana. E poi ti ha fatto un E che frase è? E dice: terra madre di tutte le cose, Kaire. Che Kaire in greco vuol dire addio. Anche questo il greco l'ho studiato davvero. Il greco conosce un sacco di addio, okay. Però il greco l'ho studiato per davvero. E questa roba, ma non lo so, è come se tipo ci ho giocato per 90 ore, certo, e alla fine di tutto questo muore dicendo una frase così che può, magari può non significare niente, ma a me ma mosso qualcosa dentro. Comunque ho notato avevi tu le 90 ore di esperienza che c'è hanno... lì Darth Vader, potevi prendere spunto. Vedi che però era triangolare, aveva gli occhi tondi, aveva questo la chat invece si è commossa con Mirko Final Fantasy 10. Mirko sempre, anche il finale di Metal Gear Solid 4, si piange un sacco con Gris, dice Pittanza, soprattutto col finale segreto. Salotto, diversi momenti di Yakuza in Like a Dragon mi hanno virilmente fatto piangere, mi accorgo virilmente, se no. The Last of Us parte 2 invece, Gualtieri, Vic, interessante. Andiamo avanti. Anche Carlos. Vai. Comprerai o hai già comprato una console mid-gen? E già che le chiamiamo console mid-gen, fa capire tutto. Sì, purtroppo. No, non è vero, purtroppo. Sì. Cos'hai comprato? Play 5. Ah, la prenderai, la Pro, dici? Ah, no, tu dici... Cioè, l'hai già comprata o... Io ho già comprato Play 5 adesso, momento. No, dico una mid-gen tipo PlayStation 4 Pro, il New 3DS, cioè console così mid-gen. Sì, scusami, perché pensavo fosse già una critica a questa generazione. No, ci mancherebbe. Era già un... ok. Lungi da noi, figurati, no. E scusami, cos'è che era, se le ho prese? Se ne hai comprato o se ne vorrei comprare? Se diciamo prenderai 5. In realtà io tendenzialmente le prendo sempre le versioni Pro, la versione un attimo più potenziata della console, tendenzialmente, perché la prendo subito, non dico day one, però comunque appena esce la versione base, e poi quando esce quella Pro mi faccio l'upgrade, nel caso in cui ci sia necessità di fare questa cosa. Esatto, perché tante volte non c'è bisogno. Non vorrei... Però lasciamo perdere. La tua retro console preferita? La mia retro, cosa intendi tu per retro console? Tutto per farmi capire. Da ieri tutto. No, da PS3 indietro. Diciamo da PS3 indietro, dai. La mia preferita è il Nintendo Game Boy SP. Ah, vedi, l'SP famoso torna fuori. L'SP per me è... Quale avevi? Io avevo quello tamarrissimo con i tribali sopra. Che tra l'altro ho scoperto recentemente che quel design è stato fatto da un artista italiano. Davvero? Sì. Bellissimo. Quindi è proprio una console italiana, italo-giapponese. Io ho l'SP a casa, una versione limitata di Pokémon Zaffiro. Che stavo pensando l'altra, quella di Rubino, vorrei un po', bellissima. Bellissima. Pensa che tra un po' Paco è così generoso che me la presta. con ricevuta di ritorno. Dato che non ha spazio, me la presta. Oppure lo metto nel mio monolocale a Torino. Esattamente. Una colonna sonora dei videogiochi che ascolti spesso. Una colonna sonora dei videogiochi che ascolto spesso. Spesso in realtà no, però ho salvato delle tracce in playlist di Cyberpunk. Perché per quanto il gioco io l'abbia mezzo abbandonato, ma non per problemi miei con quella tipologia di gioco. World, come diciamo prima. La colonna sonora mi piace un botto. Mi piace veramente un botto. Paco? Allora, sicuramente Super Mario 64, quella, cioè me l'ascolto a ripetizione a palla, anche quando preparo gli studi, io me la metto in filo di fusione, me l'ascolto tutta, così anche solo per... vibe. E poi la colonna sonora e soprattutto il main team, Ezio's Team di Assassin's Creed 2. Perché sei un grande fan della saga, abbiamo capito. Sì. La colonna sonora di Uncharted 4, Caligola, invece Gualti... Uncharted 2 e 4, bene, interessante. Invece un gioco che ti sei imposto di abbandonare perché stava distruggendo la tua vita sociale, ovviamente. Un gioco che stava distruggendo, ma non mi sono mai autoimposto di
No, io in tipo realtà. Io tipo Destiny 2 a un certo punto ho detto basta. No, beh, Sekiro ho detto basta, però spaccavo casa. No. Questi per esempio sono i miei io due giochi che ho mollato. Io per esempio ho dovuto lasciare al caso Metroid Dread. Ma proprio sennò... perché no, ti perché faceva spaccavo incazzare qualcosa, cioè, spaccavo qualcosa. Infatti c'ho ancora lì che dico un giorno o l'altro lo finirò, ma mi devo chiudere tipo nella stanza della rabbia con, mettendo la Switch capisco. Dentro un cage di titanio che dovunque la sbatto non succede niente. No, l'ho vissuto un po' con Demon's Souls, che ho col remake, perché non ho giocato l'originale e ho avuto un po' di... cioè, quello mi ha fatto molto... Ci sono un paio di zone dove dici Miyazaki, ma che brutta infanzia di merda che hai avuto. Sì, esatto, un po' mi ha fatto percepire questo, pur amando il genere, è una di quelle che ho avuto un po' più di difficoltà a portare avanti. Qua Persona 5, poi mi ricordo dicevi hai mollato anche Lies of P, ma non è vero perché l'ho finito. Sì, l'hai mollato per un mese e poi l'hai finito, sì. Comunque. Sì. L'ultimo film che hai visto al cinema? L'ultimo film che ho visto Vacanze al cinema... Vacanze di Natale 98, te lo dico io, no. No, aspetta, fammi pensare, però... Credo sia stato Oppenheimer. Credo sia stato Oppenheimer. Non hai visto Dune 2? Non ancora, devo vederlo se non questa settimana o la prossima. Devi vederlo, per forza. C'è tanta gente che urla, è un sacco di vermoi del deserto. Sì, vabbè, ma l'uno l'ho visto, infatti devo continuare col 2. Sì, c'è tanta gente che urla tipo Andrea. Tipo, noi l'abbiamo visto con il nostro amico che ha parlato tutto il tempo, mortacci. Bellissimo. No, la cosa migliore che può succedere. Ti giuro, è stato un momento veramente. Lisab al-Gaib di quelli che parlano al cinema. Che bello. Lisab al-Gaib di quelli che parlano al cinema, va bene. Tanto adesso, piccola cosa. Oppenheimer è una guardi, segui la Formula 1 e no. C'è qualcosa. Beh, allora niente. No, non mi fai spoiler. Hanno cominciato a chiamare Hamilton Lisan al-Gaib. Perché nel 2026 passa in Ferrari. Ah, ok. Quindi hanno cominciato a chiamarlo Lisan al-Gaib perché sì, magari ma è quello che ci fa vincere. Adesso che ma no, perché c'è il pilota forte ce l'ha in casa adesso. Chi è? Sainz. Sainz finisce il contratto quest'anno, ciao. Lo so, Sainz ma potevi... è il più gettonato del Ferrari del Formula 1 mercato del quest'anno. Circus. Ma vediamo. Andiamo avanti, lasciamo perdere la Formula 1. Un gioco su cui non vedi l'ora di metterci le mani. Beh, in realtà io Rise of the Ronin è uno che sto aspettando di brutto, se no Sil Song. Beh, quello sì, quando... Che l'hanno appena rimandato di altri 4 mesi, guarda, perché abbiamo citato. E meglio così, guarda, ormai siamo arrivati al punto. Sì, basta, no. Fa tenetevelo, va no, a cagare. Sono arrivato al punto che preferisco davvero che si piglino tutto il tempo che gli serve per farlo e sì, poi che ci diano il prodotto quello bello. Quello che è una cosa molto interessante, cioè, ma intelligente come pensiero, perché tutti quanti oggi aspettano, vogliono il gioco, vogliono, poi escono queste early access che si cazzano. Ma non va bene, ma questo e ma quell'altro. Però si è rimasti scottati negli ultimi anni con un po' di cose. Infatti anche io sono d'accordo. Proprio questo lasciateli... discorso, dico, come diceva anche, tornando alla Formula 1, lasciate cucinare. No, lasciate cucinare gli sviluppatori, cioè dategli il tempo di fare quello che devono, così che poi avremo giochi migliori, magari che non sono degli early access come ce li abbiamo adesso per tanti giochi che poi raccolgono solo che critiche e gente che dice è ingiocabile. Se non mi serve la patch 6 mesi dopo che è uscito, esatto, che me lo rendi allora come doveva. Siamo in un'era all'interno della quale ci vuole tanto tempo per sviluppare videogiochi che sono diventati ipercomplessi. Sì. Date tempo. No, sono stra d'accordo. Andiamo avanti. I giochi tendi a completarli al 100% oppure vai dritto per la main quest? No, io sono un completista. Okay. Ed è infatti anche sentivo prima che platinato. È anche il problema per cui mi stanno sulle balle gli open world. Mm-hmm. Perché nel momento in cui devo esplorare tutto, però il tutto è vuoto. Certo. Io mi sento in difetto perché ho esplorato tutto. Questo demone dentro che mi dice: cazzo, magari là dietro c'è il loot della vita. Della vita. E poi in realtà non c'è mai. Mai. Quindi basta open world. Io invece vado per le main quest. Prima di andare avanti non c'ho quella roba lì che ma guarda che è meglio, vivi molto sì, meglio. Infatti vivi io me la vivo benissimo la vita da videogiocatore, sono un nabbo. Prima di andare avanti con le altre domande, mandiamo un altro sondaggio a semifinale che vede contrapporsi il nostro sushi nave da guerra, quindi il Gunkan contro i Nigiri. Ma questa è la prima semifinale, mi sono perso. È la prima semifinale, è perfetto. Ma che poi, scusa, noi abbiamo il Gunkan, quello con l'alga, o sono anche gli altri, più sgravi? Allora, no, io purtroppo, allora, grazie per questo assist. Guarda, fatto apposta! Lo so. No, guarda, grazie un Gunkan per questo non mi viene in mente un Gunkan. Esatto, comunque. Io non ci vedo del verde in un Gunkan. Però purtroppo abbiamo un selezionatore di immagini che... che non, fa, non sa, che fare, non il sa fare il suo lavoro. Il selezionatore è Kobe. Eccoci. Fine. Ma, ti ho detto, ho aperto sta pagina.
C'erano ogni volta, adesso faccio veramente l'esegesi della puntata. Cioè, va a cagare, va là. Veramente, cioè, io regia di merda, bastardi. Ma no, ma perché? Allora, io tutte le volte per trovare queste immagini di merda, delle volte devo girare per tutto internet, diventare matto. Ho aperto una pagina, c'erano già tutte le tipologie. Cazzo, scarico le immagini tutte in una volta, non mi rompo i coglioni. C'era la del Gunkan più brutto della storia. Tra l'altro, sono tutte immagini in AVF. E quindi ho dovuto fare gli screenshot, farmi il JPEG, portarmi le... Tu mi puoi capire, no? Sì, sì, sì. Cioè, quasi, da quando ha cominciato a fare questa roba di sondaggi, dico, cazzo, trovami le immagini in JPEG. Che ci vuoi in JPEG, PNG? Dei formati che il nostro software può rendere in pasto. No, normale. Web, AVIF. Ma di tutto, PDF, tutto. Cioè, pigliatela con okay. Google che vuole. Adesso fa Google. Dici coccodrillo. Faccio il formato web. Fa cacare Google di merda. Non funziona. Cioè, signor Google, per basta, favore. Basta. Non si può lavorare non così. Non si può lavorare così. Bravo. Comunque, andiamo avanti. Hai mai rage quittato? Cioè, minchia, hai giocato a Sekiro e hai mai rage quittato? Sì, che cazzo sei, Buddha? Sì, ma non da farmi chiudere un gioco. Vabbè. Cioè, rage quittare nella partita, sì. Rage quittare un gioco e non riprenderlo più perché sono incazzato, no. Io l'ho cancellato in live, Sekiro. No. Sì, l'ho proprio cancellato. Ho detto, che punto? Ho avuto... Perché io con Sekiro ho avuto problemi col... Cioè, il demone dell'odio mi ha fatto uscire di testa. Però è stato l'unico che... Non lo so chi sia, perché al secondo boss ho detto, signore, è andato a fare arrivederci. Cioè, no, veramente. Cioè. Una serie del passato di cui vorresti un nuovo capitolo, serie, quindi serie televisiva. No, serie videoludica. Una serie videoludica? Sì, Totale. Ma si dice, scusa, una serie, un brand, una... Ma scrivilo! Una saga. Ma chi se ne frega? Una saga! Ma stiamo parlando di videogiochi, di che cazzo vuoi dire? Cioè... Se ho scritto una serie TV, cazzo. Ci sto. Oh. Sei capitato tra due fuochi. Ma adesso è difficile. Hanno vinto i nigiri. E vai, nigiri comunque. Una saga videoludica di cui vorrei un nuovo capitolo. Hollow Knight. No. Professor Layton. Bello! Ma mi sa che stanno facendo il nuovo. Ma sai che è finita un po' nel dimenticatore, infatti. Vabbè, però ho rotto il cazzo. Secondo me è uno di quei giochi che adesso potrebbe riprendere. Cioè, io lo rigiocherei mega volentieri. Signor Nintendo! Signor Nintendo, infatti, sta già facendo. Personalmente al signor Nintendo che... Altro sondaggio! Altra semifinale! La seconda semifinale abbiamo Yosomaki contro il Sashimi. Sashimi. I piccoli roll contro corpo infilzato di pesce. Vedi, nel 2025 esce il nuovo capitolo. Sì, mi ricordavo che l'avessero annunciato, infatti. Ah sì, in un direct. Sì. Ma io tre ore che sto provando a dirvelo, bastardi. Ascoltate. Hai ragione. Ma questo studio va per i fatti suoi, ragazzi. Sì, devo andare, basta. Abbiamo finito le domande? Non è vero. No, l'ultima. Gioco più sottovalutato di sempre. Cazzo, domande facili. Comunque, c'è proprio quelle che puoi rispondere. Sì, facile. Cioè, il gioco più sottovalutato di sempre. Il nostro social media che è prontissimo con i sondaggi. Già sai fatto. Che non ne ho la più pallida idea. Deadly Premonition, qualcuno dice. Dragon's Dogma, il primo. Attenzione. F-Zero, dico io. F-Zero. Giusto che, a me. Perché in realtà tutti. Cioè, la maggior parte di quelli che ho giocato comunque non è che sono stati abbastanza accolti positivamente. Sì, quindi un gioco che a me è piaciuto, ma che in realtà non è piaciuto non ha preso. In generale. Difficile. Da dire, eh? Sì. Difficile. Va bene. Ok. Possiamo anche lasciarci. Posso rispondere così? Iscription. Sai che è una risposta di merda, però mi spiace. Nostro angelo dice Inscription, che effettivamente ha avuto poco successo. Forse, però non so in realtà quanto è stato preso dalla critica, però so che non se ne parlava benissimo, a me è piaciuto molto Control. Che in realtà invece non è stato molto... Una cazzo di bomba Control, bellissimo, però molti l'hanno un po'... Po' bistrattato, tutti quelli che venivano da Alan Wake, eccetera. A me è piaciuto molto invece Control. Ci stava. Allora, signori, ci prendiamo un'altra piccola pausa per la parte finale della nostra puntata di oggi. Parleremo un attimino appunto del discorso che abbiamo accennato poc'anzi della possibile, ormai probabilissima PlayStation 5 Pro.
indicheremo il vincitore di questo GG Contest, faremo doppio la finale GG del nostro contest. Doppio GG Contest, bravo Paco. Faremo la finale del nostro sondaggio di oggi e poi ci saluteremo, quindi a tra poco con l'ultima parte della puntata della GameStop TV di oggi. Mentre il vecchio ordine si dissolve, il nuovo si genera dal caos. Qualcuno ha giurato vendetta per le sofferenze sopportate. Altri romperanno il sacro patto, perseguendo una nobile causa. Il destino si plasma nelle nostre mani. E tu, quale futuro vuoi forgiare? Ed eccoci tornati, signori, eccolo. Bentornati. L'ultima parte della nostra intervista e puntata in generale. Drake, allora... chiedo alla regia, se non mi ricordo se c'è, qualche giorno fa abbiamo pubblicato, no credo che no, non l'ho fatto, abbiamo pubblicato qualche, una news su GameSoul. Su GameSoul, se apri GameSoul. Che riporta, allora l'ho fatto, vedi, sono bravo, che riportava la news di queste specifiche tecniche leakate della probabile PlayStation 5 Pro. Si parla di un software che punta molto sul ray tracing e che punta molto su anche una possibilità di utilizzare un software paragonabile al DLSS di Nvidia, quindi un software in grado di upscalare la risoluzione a un reale 4K, ovviamente tramite software, però dare una illusione di 4K ben... Un fake 4K. Esattamente, un fake 4K però abbastanza credibile. Una console che però, dovendo considerare la retrocompatibilità rispetto al modello classico di PlayStation, in termini di CPU per esempio non rappresenterà un chissà quale upgrade. Mm. Ci sta, per carità, comunque sarà una console sicuramente più performante, sicuramente più ottimizzata. Io in generale vorrei chiederti, Drake, fino a qui è stata una generazione di console, possiamo dirlo, abbastanza deludente sul profilo dei titoli che ci hanno veramente fatto respirare la next gen. Certo. Lo stesso Rise of the Ronin, che per quanto ha un gameplay molto interessante, molto ben strutturato in termini banalmente grafici, non sembra un titolo in grado di urlare al miracolo grafico. Tu, se dovessi fare un bilancio ad oggi di PlayStation 5 e Xbox Series, Dove ti basi? Cioè, sei un po' deluso? Ti aspettavi di più o va bene quello che c'è? Io sono purtroppo abbastanza deluso in realtà, proprio perché, come vi raccontavo, io ho preso PlayStation 5 primo mese che è uscita, in realtà perché la mia 4 mi stava abbandonando, quindi comunque detto, ne approfitto. Va benissimo. Però è questo il problema, secondo me, cioè che va benissimo e io comunque, ma in realtà la stragrande maggioranza, suppongo, di quelli che giocano PlayStation, va benissimo come se fosse una Play 4 Pro Pro. Mm-hmm. Sì. Sì. Ma proprio anche a livello, cioè proprio il problema è a livello di giochi, non ci sono giochi, esperienze che ti danno quel valore aggiunto. All'inizio su PlayStation 5 quello che ha stupito un po' tutti era il discorso della velocità dei caricamenti, dell'immediatezza del gioco. E per l'amor di Dio, bello. Quello c'è, quello è innegabile. Però, di fatti, oltre a quello che è una feature molto interessante, come dici tu, e come ha detto anche Kobe, secondo me non c'è stato questo passo in avanti gigante rispetto a prima. Sì, a me quello che poi ha deluso è che anche sul fronte dell'ottimizzazione, dove secondo me si poteva fare veramente bene, cioè i giochi che hanno veramente raggiunto i 60 fps stabili sono pochi. Certo. Cioè, quindi non ho avuto né la grafica strabiliante né l'ottimizzazione reale sulla maggior parte dei giochi, allora mi viene un po' da dire perché sto spendendo tutti questi anche soldi perché per una console. Appena l'hanno lanciata insieme ad alcuni titoli che, se non mi ricordo male, erano Miles Morales, sì, erano Demon's Souls, sì, ed Horizon. Erano... No, Horizon è uscito, no, da Horizon tipo Immortal Phoenix, credo. Cioè, era quel periodo sì, lì. Sì, quel comunque. Periodo lì, sì.
E cioè, io da utente, poi vabbè appunto io sono particolarmente invasato dei Souls, quindi è proprio stato un esempio che mi ha fatto percepire questa cosa. Cioè Demon Souls, anche banalmente rispetto a Elden Ring, per quanto a me non stia, cioè sto avendo un botto di difficoltà, mi piace molto di più Elden Ring come gioco overall. Sì. Cazzo, Demons è un Souls next gen. Cioè, se io riprendo in mano Elden Ring, al netto del fatto che è un gioco mille volte più divertente, mille volte più bilanciato, artisticamente sì, sì, figo, non sto criticando quello. Però, cioè, Elden Ring l'ho percepito come un passo indietro. L'ha fatto Bluepoint e non l'ha fatta proprio. Sì, poi diciamo però, che Elden Ring è stato cross gen. Certo. Però comunque anche le esclusive PS5 mi hanno dato questa sensazione che al lancio sembrava ok, questi sono i primi giochi che sono usciti, sono un filino meglio, però bomba, se questi sono i primi vuol dire che da qua in poi, certo, si vola. Si vola, e invece a me è sembrato che quello standard che hanno settato con i primi tre giochi è rimasto quello. Mm. E quindi la mia domanda, cioè la mia domanda che mi auto sottopongo in vista di PlayStation 5 Pro è: ci sarà il passo avanti vero? Perché? Cioè, perché? Ha senso? Cioè, sì, per no, me in questa fase anche perché comprenderlo. Poi comunque fai pro e devi tenere comunque in considerazione della PS5 classica, quindi non puoi neanche andare a sfruttare questo piccolo boost in più che potrai effettivamente avere. Magari ci sarà il ray tracing che sarà gestito meglio, sì. Magari ci sarà questo software che 4K te lo fa bene, però in termini grezzi, cioè... Sì, sì, è semplicemente un pelino meglio. Ok, quindi... Okay. Non hai dei giochi, delle IP che riescono a sfruttare davvero quella che era la premessa, perlomeno, di quando è stata lanciata PlayStation 5, perché comunque non è tantissimo tempo fa, ce lo ricordiamo come... Un'altra novità... Prima però lanciamo la finale del sondaggio. Prima la finale del sondaggio che vede contrapposti, non mi ricordo neanche chi, attenzione... No, non lo sa neanche il regista. Volevi. No, maledetti. Allora, dovrebbe essere... È una questione di Gunkan. Sì, contro Sashimi. Contro Sashimi, contro... No, l'abbiamo appena fatta Gunkan contro Sashimi. Era Gunkan contro Nigiri. La finale Gunkan è arrivato? Sì, ci sto. Hai scelto la foto più bella. Vedi? Hai visto? Tutta questione di marketing, vedi? Ecco. Scusa, mi fai rivedere la pagina con tutti... No, scherzo. qua... Io ti dico Nigiri. Aspetta, ma se... Davvero? No, anch'io, io Nigiri tutta la vita, ragazzi. Gunkan l'avrei fatto uscire subito. No, vedi che era Nigiri Sashimi. Nigiri Sashimi. Vedi. Vabbè, cambiamo al volo. Nigiri Sashimi. Ecco. E allora Nigiri Sashimi. Allora Sashimi, ragazzi. Sì, tutta la vita. Eccolo, mamma mia, sta regia. Sashimi. C'è il perché il Sashimi tu ne puoi prendere solo uno quando vai, vedi? In che senso? Perché lo vogliono tutti. No, anche perché è quello che costa di più a loro. Chiaro. Sì. Va bene, allora, mi dica. Dicevo che un'altra novità, appunto, a proposito di robe di qualche settimana fa, è stato un enorme aggiornamento per Starfield che promette grandi cose. Ci sono stati due grossi aggiornamenti negli ultimi mesi. Io ho giocato tanto a Starfield dall'inizio. Dal day one proprio. Non sono, diciamo, uno di quelli che... Ci ha fatto 150 ore. Però, no, nel senso... Niente di serio. La mia distruttrice di mondi è enorme, l'ho fatto vedere anche a Cobb. No, nel senso, è stato anche quello un gioco molto criticato, perché doveva essere il capolavoro di Bethesda, di qua di là, e poi è risultato essere comunque, sì, un buon gioco, ma niente di straordinario. Adesso, però, ha avuto due grossi update... E non l'ho ancora provato perché sono indietro con altre robe, però promettono bene, cioè anche su internet la gente dice adesso sta cominciando a funzionare. Questo ritorna un po' su quel discorso che dicevamo prima, no? Cioè escono delle grandissime IP che poi comunque hanno bisogno di quel, non ti dico annetto, ma circa, per arrivare effettivamente a liberare la propria potenza al massimo. Allora secondo voi, no, vi dico questa domanda, però l'ultima domanda della puntata. Secondo voi stiamo andando verso un futuro dove il videogioco sarà aspettare costantemente che venga aggiornato il gioco, oppure a un certo punto qualcuno si deciderà a dire dire alle community: signori, scusate il francesismo, non ci rompete i coglioni, dobbiamo lavorare. Chiaro. Allora, io cioè, credo secondo che voi dove stiamo andando? Io credo che andremo in entrambe le direzioni, cioè ci saranno dei prodotti magari anche un po' più contenuti che verranno proposti in una forma sostanzialmente
definitiva, no? Cioè, pensiamo un po' a tanti indie che comunque escono, che sono già belli pronti, poi è vero che ci sono anche gli early access che poi hanno un processo di evoluzione e cambiamento, ma al contempo ci saranno ancora delle però produzioni. Per esempio, che Starfield non è un early access. No, 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 infatti dico, dall'altra parte però secondo me ci saranno anche tante produzioni come è stato No Man's Sky, che debuttano in una maniera e hanno un'evoluzione editoriale di un certo tipo, un'evoluzione di software di un certo tipo che poi e a voi come videogiocatori sta bene? Allora, io dipende. È una bella provocazione. Io dipende, perché è chiaro che se un gioco funziona sin dal day one, però non è, per esempio, Sea of Thieves era divertente già dal giorno 1, mancavano tante cose e sono state poi aggiunte ed è diventato un gioco ancora migliore. E allora mi va bene. Se un gioco è rotto al day one e poi me lo aggiusti in corso d'opera, già mi gira un po' più le palle. Però, ripeto, come Kerbal, per esempio. Come Kerbal 2, vai. Kerbal 2 però era in early access. Però era in early access. Ho capito, però era molto sono rotto d'accordo, quel sono gioco. D'accordo. Era tanto rotto. Sì, noi l'abbiamo provato in live. Sì, era sì, era. No, perché rotto gioco. Era anche ingiocabile, molto limitato. Aveva pochissima roba. Ma anche lì, perché è uscito Kerbal 2? Perché la community voleva. Erano anni che era in sviluppo. La community di Kerbal, che è enorme in tutto il mondo, stava facendo una testa così a Intercept dicendo: ragazzi, sono anni che ci promettete il 2, fatelo uscire. Si sono trovati spalla al muro, hanno dovuto far uscire, ma è uscita una roba, ragazzi, imbarazzante anche per quello che era il costo, perché comunque early access o early access, sì, Kerbal 70... early access costava 50 euro, 50. Capito? Quindi qua c'è da dire sì, però è un early access, sì, ma se me lo fai pagare comunque quanto paga un titolo intero, cioè che early access è. Perciò, vabbè, questo secondo sono... me è il marketing che va a incidere in questo senso. Cioè, se io so che cosa aspettarmi e poi il prodotto che esce è quello che io mi aspetto e poi nel corso dell'anno in cui è uscito viene migliorato, è un discorso. Sì. Se io da utente, perché tu marketing di quel gioco, di quell'IP, me l'hai venduto in un determinato modo, e io al day one mi trovo a giocare un gioco che è castrato, e allora lì mi giro il cazzo. Certo. Poi dopo che me lo migliori nel corso dell'anno, è normale, cioè... va benissimo, bravissimi, anzi, grazie, top, bellissimo. Però non, cioè, secondo me è quello che dà più fastidio, non è tanto il gioco mozzato o non mozzato che viene migliorato nel tempo o non viene migliorato nel tempo, ma è l'aspettativa che tu crei nel pubblico nel momento in cui l'hanno in mano. Certo. Cioè, è quello il discorso. Se già tu dici, guarda, esce così, ma come tipo Cyberpunk quando è uscito il merdone, tra 6 mesi roadmap, un aggiornamento, tra altri 6 mesi, così, e lo dichiari, chi ancora lo gioca ancora lo sa, cioè, capito, anche io non è che posso essere deluso, certo, fino a un certo punto, sì, perché sì, comunque sì, tu l'hai dichiarato. Se io mi aspetto che esca un action RPG open world, è una cosa praticamente che è successa con le console di ultima generazione, con soprattutto di ultima generazione, nel senso sì. Non... Poi il mercato PC già lo conosceva da tempo. Sì, però... il mercato PC, se parliamo di console. Sì, sì, poi anche si è evoluto in una maniera estremamente dilagante, eccessiva. Comunque è bella sta roba. E è un po' tutto il mercato del live, capito? Mm-hmm. Cioè, se tu punti a vendere un prodotto puntando sul creare hype sul prodotto stesso, piuttosto che sul prodotto. Chiaro. È tricky, cioè nel senso, perché se poi non è un prodotto valido, ci è una lama a doppio taglio. Chiaro. Allora, signori, il nostro sondaggio è stato vinto dal Nigiri. Complimenti al Nigiri. Bravo, giusto, Nigiri. Ma io preferisco sashimi. Mentre il vincitore del GG Contest di oggi, signori, che si aggiudica, ripeto, una copia, anzi un codice download di Rise of the Ronin e il nostro squishmallow di Ray Toy di Teddy Ruspin, di Teddy Ursa. Di Teddy Ursa. Teddy Ruspin lo chiama, non so perché. No. Teddy Ursa è il nostro Caligola, che oggi ha fatto veramente una serie di interventi molto interessanti. Bravo Caligola, Caligola, verrai interpellato in DM dal nostro signor GameStop, ti chiederà tutti i dati e poi ti faremo avere i tuoi premi sudatissimi. Bene, signori, siamo giunti alla fine di questa puntata. Io, come al solito, ringrazio Video Games Party nella figura di Angelo, Emanuele e soprattutto Paco. Paco, ringrazio prossima Kobe. Ci vediamo sempre qui, sempre dalle 15 alle 17.
Ci vediamo il 3 aprile. Il 3 aprile. Ci vediamo il 3 aprile. Il 3 aprile è una giornata incredibile. Mercoledì prossimo è 3 aprile. Il 3 aprile, il giorno 3 di aprile, è il terzo giorno del quarto mese dell'anno, che, spoiler, è aprile. Insomma, ci vediamo il 3 aprile. Il 3 aprile. Il palinsesto di GameStop non si esaurisce di certo qui. Domani alle 10 abbiamo il Soul Caffè con... e domani alle 15 invece abbiamo Alone in the Dark con Antonio, il nostro Multiverse Santo. Signori, io ringrazio tantissimo Drake per essere stato nuovamente con noi. Grazie mille Drake, è sempre un piacere averti qui. Grazie mille a voi di avermi invitato anche questa volta. Signori, vi ringrazio tanto, siete stati veramente strepitosi in questa puntata. Ci vediamo mercoledì 3 aprile. Il 3 aprile. È il terzo giorno di aprile. Quando è, scusa? Il terzo giorno del quarto mese dell'anno, che è aprile. Adesso me lo segno. Mi raccomando. Ciao.